Ringa, buonasera, ben ritrovati in diretta su Tele4. Vi ricordo subito 340-700-6567 per intervenire, commentare e fare domande agli ospiti. Tra poco ve li presentiamo. Oggi è successo un po' di tutto. Abbiamo scelto questo titolo provocatorio per quelle che sono state le dichiarazioni di Juncker delle ultime ore. Da qui partiamo, insomma, perché poi sono scenari un po' già visti. Hanno paura di quello che può succedere in Italia dopo il 4 marzo. Prepariamoci a un governo non operativo in Italia. Poi la retromarcia di Juncker, tra poco vi leggiamo un po' quello che è stato detto, è salito lo spread, quindi insomma un po' cose già viste. Vi presento subito, poi discuteremo anche di altro, ovviamente di questa Italia, di questa campagna elettorale violenta, perché nelle ultime ore si sono susseguiti, lo sapete, diversi episodi, il pestaggio a Palermo del segretario di Forza Nuova, l'accoltellamento a Perugia di un esponente di Potere al Popolo e tanti altri episodi simili. Buonasera, ben trovato a Bruno Marini, Forza Italia. Buonasera a tutti. Stiamo aspettando Barbara Zilli della Lega Nord. Buonasera Pietro Neglie, Movimento 5 Stelle. Buonasera. Buonasera al segretario del Partito Democratico in Friuli Venezia Giulia, Antonella Grimm. Buonasera a tutti. Elisabetta De Dominis, buonasera, ben trovata. Civica Popolare Lorenzin. Questa sera, sapete, l'avevamo annunciato, avevamo un'intervista a Simone Di Stefano che proporremo nella parte finale come da par condicio, però oggi è successo questo. È stato diffuso il video dello spot Casa Pound girato in parte a Re di Puglia e quindi polemiche. Vediamolo. Oggi l'Italia è in pericolo. Tocca a te difenderlo. Per chi non lo conoscesse, questo è Simone Di Stefano, candidato premier di Casa Pound, che ha postato su Facebook uno spot elettorale in cui cammina sul sacrario di Re di Puglia, dove sono custodite le spoglie di circa 100.000 soldati caduti nella Prima Guerra Mondiale. Mentre Di Stefano sale lungo i gradini e le tombe del sacrario, la voce narrante racconta che l'Italia è una grande nazione costruita in 3.000 anni di storia e civiltà, per aggiungere che nei momenti difficili noi italiani abbiamo saputo unirci e combattere per difendere i nostri confini e quanto fa fatto dalle generazioni precedenti. Immediate le reazioni polemiche. Dopo il concerto dei gruppi neonazisti ad Alzano Decimo, ora arriva l'organizzazione neofascista Casa Pound a usare il sacrario militare per la sua campagna elettorale. Attacca Carlo Pegorer di Liberi Uguali, aggiungendo: questi figuri pensano di trasformare la nostra regione nel lugubre palcoscenico delle loro esibizioni. Poi il vicepresidente della regione, Sergio Bolzonello: il sacrario di Re di Puglia è un luogo sacro e pertanto non si può pensare di utilizzarlo per realizzare uno spot elettorale. Mai, ha commentato, mi sarei permesso di utilizzare un cimitero di guerra per la propaganda elettorale. Ad ogni modo, non c'è pace per il sacrario di Re di Puglia, già palcoscenico di un altro video con annesse polemiche, quelle relative al rapper Justin Owusu, che nel novembre scorso utilizzò la medesima location per lanciare un nuovo brano. Allora, appunto, eravamo d'accordo con Simone Di Stefano, con il quale abbiamo registrato l'intervista nelle scorse ore, che ci saremmo sentiti adesso in apertura, ma è un momento di altissima tensione. Grazie Guido, forse riusciamo a farlo vedere, perché in questo momento c'è una manifestazione, lo vedete, antifascista contro Casa Pound a Torino, dove sta parlando in questo momento Simone Di Stefano, ve lo ricordo, candidato premier di Casa Pound, e la polizia addirittura ha utilizzato gli idranti, quindi c'è altissima tensione in questo momento. Forse Di Stefano, chiaramente, eravamo d'accordo per le 21, purtroppo non sarà più disponibile, magari vediamo se riusciamo a recuperare un suo intervento nel corso della puntata di Ring. Grimm, cosa pensa di questo spot, di questa scelta che hanno fatto? Ma lo dico prima di tutto da cittadina di questa regione, che fin dalle scuole medie ho partecipato alle celebrazioni annuali a Re di Puglia, avevo la fortuna di avere dei dirigenti scolastici, degli insegnanti che già fin dalle medie mi portavano il giorno della celebrazione a Re di Puglia, poi ci sono stata con grande onore e anche commozione indossando la fascia tricolore come rappresentante del comune di Trieste, e quindi dico che usare un luogo che deve essere la casa della memoria di tutti noi, di tutti i cittadini e le cittadine e della nostra città, di questa regione, ma di tutta Italia, per farci uno spot di propaganda elettorale, perché questo ha fatto in questi giorni questo signore, è semplicemente inaccettabile. De Dominis?
Io penso che andare a Redi Puglia è misurare il sentimento umano. Quindi questa persona non ha sentimenti probabilmente. Io quando sono andata a Redi Puglia alcuni anni fa come giornalista all'incontro dei tre presidenti, era verso sera, si è illuminata la scalinata e si sono illuminate le scritte in rosso sangue, presente, presente, presente. Sì. Mi viene da piangere anche adesso. Quindi rispetto, lei dice. Sì. Marini e poi Neglia, un flash davvero su questo? Sì, prima di tutto un caro saluto a un grande amico mio, un grande amico di Tele4, Claudio Visintin, che sta attraversando un momento non facile. Un abbraccio da parte mio e credo anche di Ferdinando. Tutti, certo, e di tutti e tanti auguri, forza, forza Claudio. Vedo per la prima volta questo spot. I morti non vanno mai strumentalizzati. I morti di qualsiasi parte e di qualsiasi fazione non devono mai essere usati per beghe di parte. Aver fatto questo spot significherebbe una cosa uguale a che qualcuno di noi pensasse ad andare a fare uno spot alla risiera di San Sabba o alla foiba di Basovizza. Concordo con Antonella, è una cosa assolutamente inaccettabile. Elia? Secondo me c'è il tentativo di mettere il cappello su un fatto della storia nazionale che appartiene a tutti, appartiene al nostro paese, appartiene alla nostra storia. Quindi, come già successe negli anni 20, qualcuno cerca di mettere il cappello sulla guerra e su quello che ha significato. Oltre a questo però io direi che nei momenti di grande difficoltà nel nostro paese, quando c'è un'assoluta povertà di idee relativamente a come affrontare i problemi dell'oggi, ci si rintana dentro degli schemi manichei un po' superati e un po' usurati, che non aiutano certamente a risolvere i problemi dell'oggi. Allora, la salutiamo subito, buonasera, ben trovata Barbara Zilli, Lega Nord. Buonasera a voi, grazie. Ha visto lo spot di Casa Pound al Sacrario di Redi Puglia? No. Allora, lo abbiamo mostrato, diciamo, quindi c'è un po' di polemica perché il candidato premier Simone Di Stefano, lo vede poi cammina sui gradoni, insomma, ha utilizzato questo luogo per il... Sì, so della notizia ma non ho visto lo spot. Ah, ecco, va bene, insomma, intanto scorre, l'abbiamo già mostrato. Cosa ne pensa? Ma credo che sia quantomeno di pessimo gusto. Non credo che per avvicinare gli elettori alla politica ci sia necessità di questa iniziativa. Io sono assolutamente contraria e non le trovo assolutamente di buon gusto. Credo che ci sia bisogno di iniziative elettorali serie anche nella comunicazione per dimostrare che esiste un modo di fare politica per le nostre comunità senza andare a scomodare il passato e senza andare in qualche modo a vituperare certi luoghi. Allora, va bene, non riusciamo a raggiungere Simone Di Stefano al telefono perché appunto guardate le immagini, quello che sta succedendo a Torino, abbiamo detto la polizia sta utilizzando anche gli idranti, quindi gli scontri con gli antifascisti, mentre c'è l'attesa per questo evento pubblico di Casa Pound alla presenza di Simone Di Stefano. Questo è il clima nel nostro paese, oggi l'avete visto anche nei giornali, raccontato come ci sia un innalzamento, ci sia stato un innalzamento dei toni da entrambe le parti estreme del voto, della preferenza politica, dell'attivismo, insomma, in Italia e quindi questi poi sono gli effetti che abbiamo visto più e più volte in queste ore. Allora, volevo tornare, vediamo se poi riusciremo ad avere qualche novità, a quello che dice Jean-Claude Juncker. La preoccupazione è chiara, rischio di governo non operativo, le conseguenze immediate sono però altrettanto chiare, i mercati si spaventano, quello che è successo oggi, lo spread si impenne e a poco servono le rassicurazioni italiane. Il protagonista, appunto, presidente della Commissione Europea, sostiene che c'è un inizio di marzo molto importante per l'Unione Europea, ci sono il referendum SPD in Germania e le elezioni italiane, sono più preoccupato per l'esito delle elezioni italiane che per il risultato del referendum in Germania. Non solo per Juncker, dobbiamo prepararci allo scenario peggiore, dice, cioè un governo non operativo in Italia. Poi ci sono un diluvio di reazioni, ovviamente Gentiloni dice tranquillo, tutti i governi sono operativi, Di Maio, il Movimento 5 Stelle assicurerà all'Italia un governo stabile, poi
Abbiamo la telefonata? Allora, scusate, interrompo, torniamo a Di Stefano. Di Stefano, mi sente? Salve, sì, lo sento. Buonasera, buonasera. Intanto, che sta succedendo? Abbiamo visto che la polizia ha utilizzato gli idranti, credo all'esterno, dov'è? La zona dove voi avete questo evento pubblico stasera? Sì, no, ci sono un po' di incidenti qui fuori, ma i soliti tiri dei centri sociali li conosciamo, niente di nuovo. Senta, Di Stefano, qui tutti hanno condannato un po', diciamo, hanno stigmatizzato la sua scelta di ambientare lo spot elettorale a Re di Puglia. Cosa replica a tutte queste polemiche che sono nate? Guardi, vado rapido perché siamo per iniziare, le dico che in questa nazione si sputa ogni giorno sui morti, si sputa ogni giorno sui confini, si sputa ogni giorno sul tricolore, perché qui anche il Presidente della Repubblica a volte si permette di mettere in discussione quei confini che sono sacri. Penso che in Italia solo un movimento politico onora ogni giorno quei caduti, quei morti. Quindi siamo noi di Casa Pound, per cui noi abbiamo pieno titolo ad utilizzare il sacrario, i nostri caduti, per fare comunicazione politica ai nostri italiani, tanto che vogliamo portare quel sacrificio di quei ragazzi agli occhi di tutti gli italiani, perché quei ragazzi non li conosce nessuno, quei ragazzi sono vilipesi quotidianamente in una Repubblica che si è completamente dimenticata del loro sacrificio. Chi parla di abolire i confini, chi parla di abolire gli stati, le nazioni, ogni giorno sputa sulla memoria di quei ragazzi. Quindi se c'è qualcuno in Italia che ha titolo per utilizzare il sacrario di Puglia per fare comunicazione politica in maniera silente, perché nel video si vede chiaramente che io non pronuncio neanche una parola, quindi il massimo rispetto tutti quanti caduti, quel movimento politico è Casa Pound, quindi le polemiche francamente mi sembrano veramente strumentali e mi fanno... C'è un modo per onorare i caduti, qua dicono invece che è un modo per strumentalizzare le morti, insomma, invece, sono due visioni differenti. No, no, guardi, quelle morti, quei ragazzi servono come il pane a questa nazione, li dobbiamo far vedere tutti i giorni, possibilmente io sono fiero e onorato di aver fatto vedere quel sacrario sulla TV nazionale, perché il nostro spot è passato sulla TV nazionale, tanti italiani non sanno neanche che esiste quel posto, perché è nascosto agli occhi degli italiani, perché non si deve sapere che ci sono gli stati degli italiani disposti a morire per questa nazione, per cui siamo ben contenti di aver portato quei ragazzi di fronte a tutta la nazione e di portare quel sacrificio, lo hanno fatto come esempio per tanti giovani italiani, quindi le polemiche veramente le riferisco al mittente e se ne facciano una ragione. Di Stefano, aspettate, se no non si capisce. Di Stefano, Bruno Marini di Forza Italia. Guardi, io sono di Forza Italia, dato le dico una cosa, io non la condanno, però non si va lì in campagna elettorale, si va in altri momenti e si va a pregare su quei morti, non a strumentalizzare, non a fare spot elettorali. Guardi, lei appartiene a un partito che ha sostenuto i peggiori nemici di questa nazione, a partire da Mario Monti. Io appartengo ad un partito che ha difeso l'Italia dai comunisti e che ha impedito nel 94 che le sinistre andassero al potere. Questa è la verità. Siete pronti fra un mese a sostenere di nuovo un governo tecnico agli ordini di Bruxelles. Questo lo dice lei, noi siamo largi dalle sinistre in Italia. Aspetti Marini, se no non si capisce. Guardi, non basta mettere Italia nel nome del partito per essere dei patrioti, voi siete dei traditori della nazione, continuate a sostenere i governi tecnici. Lei vada a passeggiare a Re di Puglia, sì. Continuate ad allearvi con il Partito Democratico, continuate. Noi siamo ancora pronti alla morte, come infatti. Vi prego, se no non si capisce, Di Stefano mi perdoni, solo un secondo, Grim, segretario del Partito Democratico in Regione, Di Stefano. Soprattutto anche a cittadini di questa regione che noi sputiamo sopra i nostri morti quando abbiamo fatto della storia drammatica del confine orientale, veramente io non voglio parlare di nessuna appartenenza partitica in questo momento, ma lo dico veramente da cittadina, abbiamo cercato che diventi insegnamento tutti i giorni per i ragazzi e le ragazze delle nostre scuole, i drammi che sono accaduti nel secolo breve in queste terre, e venire a sentirci dire da questo ragazzotto che deve per uno scampolo di voti in più venire a fare questo show elettorale, farci la, come dire, la ramanzina sui nostri caduti a Re di Puglia, veramente non faccio una questione né di appartenenza partitica né politica, è vergognoso. Aspettate, se no non si capisce. Di Stefano, andatevi a nascondere voi, il Partito Democratico. Di Stefano, se no non si capisce la sovrapposizione. Aspetti Grim, perché io qui ho una conferenza, mi stanno aspettando.
Dica. Ok, ho cinque secondi solo per dirle che questi due personaggi che hanno parlato, insieme alleati, hanno governato l'Italia da 6 anni a questa parte, capito? Uno sputa sul tricolore perché è l'erede del Partito Comunista che applaudiva gli infurbatori di Titi, e quell'altro è un traditore della patria perché si allea con questi gaglioffi per mantenere i suoi interessi finanziari. Quindi divertitevi, governate ancora, noi continueremo ad onorare i nostri morti dalla mattina alla sera. Arrivederci. Grazie Simone Di Stefano, grazie. Vabbè, era giusto anche per avere un quadro, sentire. Io lo so che desta polemiche, oggi la destate, era giusto confrontarsi. Io chiedo scusa se sono un po' esploso. Però questa cosa mi ha dato particolarmente fastidio perché fatta in campagna elettorale. Certo. Questo signore, venga il 10 febbraio a Basovizza alla messa a ricordare, se vuole, a ricordare l'italianità di queste terre e il sacrificio di coloro che sono morti e che sono andati via per sfuggire al comunismo titino. Venga il 10 febbraio a Basovizza a pregare su quei morti, a dire una preghiera e a onorarli. E non a fare spot in campagna elettorale per prendere un voto in più. Ma venga tutti i giorni a parlare con i ragazzi delle nostre scuole. Sì, ma soprattutto il 10 febbraio a Basovizza. Il 10 febbraio a Basovizza. Neglia? Io ho sentito di nuovo ribadire, insomma, la scelta di aver ambientato lì il suo spot. Ma la scelta è stato un modo anche per far conoscere Re di Puglia, dice. Ma oddio, ci sono altri modi per far conoscere Re di Puglia. Ci sono altri modi. Io dico, è inquietante che qualcuno metta il cappello sui morti. Quelli sono morti di tutti noi. E veramente oggigiorno va al di là di qualsiasi appartenenza. Quelli sono morti per una causa, da una parte nobile e dall'altra una causa necessitata. E comunque non accetto lezioni da nessuno, perché io esattamente il lavoro di recupero, tutela della memoria, ne ho fatto la mia attività oltre che la mia passione. Quindi è fra l'altro un'esperienza su cui ho speso energie e tempo. Adesso non posso fare uno spot pubblicitario per un mio romanzo che ho scritto, che è ambientato proprio nella prima guerra mondiale e parla di due soldati, uno diventa fascista dopo la fine della guerra e uno diventa comunista, però proprio per merito e in nome di un ideale che hanno condiviso assieme sulle trincee, sputando sangue tutti e due, si ritrovano per un momento ancora uniti. Questo per dire che quel valore alto della patria non appartiene a nessuno in maniera particolare, appartiene a tutti, altrimenti non è patria. Allora, voglio tornare, insomma, a quello che stavamo introducendo poco fa, poi Guido, solo un flash, che cosa sta succedendo ancora a Torino, insomma, proprio dove era Di Stefano, l'abbiamo sentito, vedete, insomma, la polizia schierata e i momenti sono di forte tensione. Allora, torniamo a questa Italia che avrebbe rischia di avere un governo non operativo. E lo dice Juncker, insomma, immaginate che questa cosa è pesante, no? È un po' la sospensione che dicevamo, il rischio che non ci sia un risultato, che per diverso tempo non si sappia nel nostro paese che fare dal 4 marzo in poi. Che effetto dirompente può aver avuto questa dichiarazione? Cosa succede? Ha ragione? Poi ha fatto una parziale marcia indietro, questo è ovvio, però l'ha detto, governo non operativo. Secondo me ha sbagliato, perché... ancora gamba tesa sul nostro paese. Sinceramente, no? Un punto di vista inaccettabile, perché il Presidente della Repubblica ha tutte le competenze, le capacità, la saggezza e l'esperienza dal 5 marzo in poi, leggendo l'esito elettorale, di dare all'Italia il governo che riterrà migliore e più opportuno. Quindi non ho assolutamente apprezzato l'uscita di Juncker, ci sono tante cose che Juncker, con il suo importante incarico, con cui dovrebbe occupare le sue giornate, cercare di far diventare l'Europa veramente la casa comune di tutti, veramente quel luogo dove tutti noi, sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, per tornare ad altre tragedie del secolo scorso, abbiamo provato a combattere una grande costruzione democratica. E quindi davvero, come dire, poco elegante e poco opportuna. Mi dice Avarino, perché, che ha fatto retromarcia. Non è che non sa che una dichiarazione del genere ha un effetto devastante in una campagna elettorale. Poi ha fatto una retromarcia. Allora, Juncker in un secondo momento ha corretto il parere, questo è fonte Corriere della Sera, ha corretto il parere sull'Italia: le elezioni sono un'occasione di democrazia, ha detto in un comunicato, ce l'ha insegnato Juncker, ha detto in un comunicato, e questo si applica... anche tante persone che hanno dato la loro vita... Esatto, come dicevamo prima. E questo si applica anche all'Italia, un paese in cui mi sento molto vicino, lo ringraziamo. Il 4 marzo gli italiani si recheranno alle urne ed esprimeranno il loro voto. Qualunque sarà l'esito elettorale, sono fiducioso che avremo un governo che assicurerà che l'Italia rimanga un attore centrale in Europa e nella definizione del suo futuro. Cosa succede? Ha paura di voi? Neglie?
Ma io immagino che non sia il solo ad aver paura di noi. Questa è proprio un'entrata a gamba tesa in un campo che non gli appartiene. E io temo il fatto che soltanto con l'Italia succedano queste cose. Cioè, voi provate a immaginare se alle elezioni tedesche avessimo fatto una dichiarazione del genere, oppure mi ricorda un po' le elezioni... Ci hanno messo mesi e mesi anche loro, Tra l'altro, ancora si trovano... No, assolutamente impensabile che ci possano essere tentativi di ledere la sovranità di un popolo in questo modo, condizionando fortemente l'esito poi delle elezioni che stiamo andando a celebrare. Lei ha detto correttamente poco fa, quello che leggeva poc'anzi, ossia la reazione dei mercati e lo spread che sale, non è la conseguenza della instabilità del nostro paese, è la conseguenza delle dichiarazioni che ha fatto Juncker, che è entrato pesantemente, sapendo che entrando pesantemente nel gioco avrebbe determinato delle condizioni di allarme e di pericolo. Una speculazione, cioè è una speculazione che possa essere politica, poi finanziaria, ma quello è. Certamente, no? Io mi sento di dire, ognuno parlerà pro domo sua, io mi sento di dire che il gruppo che qui in questo momento poco autorevolmente rappresento si può assolutamente dire certo di poter garantire quella stabilità e quel governo che il nostro paese serve. Allora, Zilli, De Dominis e poi Marini. Sì, Juncker è chiaro che si permette di fare affermazioni di questo genere perché in Italia non abbiamo ancora un voto democratico e quindi un governo forte sostenuto dalla volontà popolare. Quando ci sarà potremo davvero rinegoziare in Europa il ruolo dell'Italia, che oggi è ruolo di vassallo della Germania principalmente, degli stati e dei poteri forti, con un governo con il voto popolare, quindi un governo frutto dell'elezione dei cittadini, questo sistema dovrà inevitabilmente cambiare. Quindi l'importante è che i nostri cittadini, qualunque cosa vogliano votare, scelgano di andare a votare e non rimanere a casa. È troppo tempo che assistiamo a governi tecnici, è troppo tempo che i nostri cittadini non sono nella possibilità di esprimere il loro voto. Noi crediamo che questa Europa vada rivista proprio per evitare situazioni come queste, ingerenze pesanti come queste che devono essere assolutamente scongiurate per il futuro. Io penso che certi leader politici non sono rappresentativi per i governanti europei e quindi per questo hanno paura, si rendono conto che non hanno una preparazione culturale adeguata. E ovviamente Juncker forse gli è sfuggito a questo giudizio, però in effetti in Europa la preparazione politica è ben diversa, non è che si mette un ragazzino senza artene parte a capo di un movimento che comunque è un movimento importante. Secondo me è stata una scelta sbagliata Luigi Di Maio. Sicuramente il popolo che lo vota più che altro il Partito 5 Stelle, perché ovviamente l'Italia è arrivata a un punto di grossi problemi economici, quindi di grossa insoddisfazione. Abbiamo 18 milioni di italiane sulla soglia della povertà, quindi io capisco benissimo chi vota 5 Stelle, però dispiace vedere che c'è un'organizzazione come la Casaleggio di Associati un futuro premier che ha bisogno di farsi scrivere i discorsi, che quando va in televisione deve sapere prima quello che gli chiederanno. Questo io ho intervistato Di Maio, a onore del vero, non è che noi contiamo nulla, però a onore del vero non mi ha chiesto domande, questo glielo devo dire per correttezza. Non so se Neglia vuole replicare, ma volevo sentire poi Marini. No, vedo che le favole attecchiscono in ogni modo, queste sono favole o leggende metropolitane. Apprezzo il fatto che lei dica che capisce perché votano il Movimento 5 Stelle. Io mi perdoni, non voglio essere cinico, arrogante, io non capisco perché invece quei pochi che voteranno il suo partito continueranno a votarlo. Non risulta neanche a me che c'è un'associazione ombrosa e misteriosa dietro che tira i fili di un'organizzazione che ha avuto il pieno riconoscimento e la legittimazione dal voto popolare. E Di Maio non mi risulta. Diciamo che è anche vero che uno dei ricorsi fatti in queste settimane, parlo del Veneto soprattutto per i famosi mancate restituzioni, uno di questi giudici è entrato dicendo addirittura, l'abbiamo visto, non c'è violazione, però è vero che all'interno del movimento, perché c'è stato un ricorso ovviamente dei tanti, no?
mi pare Giulia Benvenuti, adesso non vado a memoria quale vostra candidata fosse, ha detto, il giudice ha detto, però non c'è democrazia all'interno del movimento, insomma, è una di quelle solite cose che poi è finita sui giornali, soprattutto in Veneto, però polemiche su cui arriviamo dopo. Marini, mi dice qualcosa su questo attacco di Juncker, che sapeva benissimo che ovviamente avrebbe avuto un effetto. Si permette una battuta, Juncker non mi sembra il miglior presidente della Commissione europea che ci sia stato, così mi sembra, non è la prima volta che fa, diciamo, qualche tra virgolette qualche bianca. Poteva risparmiarsi questa dichiarazione che ha fatto, che ha troppo il sapore di un'ingerenza negli affari interni italiani. Comunque non si preoccupi Juncker, perché io sono convinto che dopo il 4 marzo l'Italia avrà un governo pienamente operativo, avrà un governo pienamente stabile, perché il centrodestra credo supererà il 40%. Ha visto possibile coalizione Movimento 5 Stelle Lega? Zilli, ha visto? Questo sono ormai da sentire. A loro sentiamo dire un po' quello, la critica. Finalmente, è quella, no, cosa, no, sempre ci chiedono perché possibile poi, coalizione PD, Forza Italia, adesso finalmente, a Marino complimenti. No, non so se no, perché io mi lamento sempre con lei, è la prima volta che sono con la consigliera regionale e le racconto che io mi lamento sempre. Sì, che noi litighiamo sempre. E mi rimprovera. E oggi devo dire che finalmente mi ha stupito con questa... Ma abbiamo un'altra ora e un quarto, non si preoccupi, abbiamo tempo per litigare come al solito. Però è vero che adesso Neglie, in questi giorni Di Maio sta girando con quelle due proposte, no? Per esempio, una, se volete, diciamo, sostenere le prime mosse, non di grande alleanza, ma di governo di tutti, la prima è, track, firmate, nel momento in cui diventate parlamentari vi dimezzate lo stipendio, questa è la prima proposta di grande alleanza. E secondo è quella del vincolo di mandato, no? Da introdurre. Queste sono due cose che immagino, insomma, lei poi proporrà stasera. Quindi... Ma guardi, io preferirei pensare al fatto che la Lega sarà il primo partito della coalizione pronta a governare e a dimostrare che i suoi programmi possono diventare realtà e soluzioni per i nostri cittadini. Poi l'alleanza con i 5 Stelle la vedo francamente in questo momento molto impossibile e lontana. Saranno le scelte del Premier Salvini eventualmente a dettare una linea diversa, ma credo che siano difficili, perché i punti di accordo, i punti di vicinanza per quanto riguarda la linea politica della Lega e del centrodestra rispetto ai 5 Stelle è una chiusura, sono... diciamo, no, certo sarà Salvini, vabbè sì, però non è una chiusura. Guardi, mi aspettavo, io ho imparato una cosa, non se ne parla. Ho imparato una cosa, parla solo di ciò di cui puoi parlare, nel senso che della tua competenza, allora, e ho imparato anche che in politica è tutto possibile, ma la Lega ha una linea politica molto chiara e quindi dire che sia possibile... È possibile, Marini, aspetti, le faccio una domanda perché poi la pubblicità e siamo tardissimo. È possibile dopo il voto un'alleanza con la Lega? È possibile. È una grande domanda questa, no, è veramente mi sta questa sera proprio è assolutamente obbligatoria condizione. Bravo, però perché ciò avvenga, e il contrario di quello che dice la mia amica Zilli, non è che la Lega sia il primo partito, ma che Forza Italia sia il primo partito della coalizione, perché certo, solo così la maggioranza sarà forte e coesa e avremo un premier europeista a Roma e un presidente della regione, ci sarebbe Tajani, grazie, non grazie, grazie, già un problema, è un presidente di Forza Italia della regione Friuli Venezia Giulia indicato da Forza Italia. Indipendentemente dalle politiche ci saranno le scelte sulle regioni. Allora vedremo, credo, dai, ci arriviamo intanto mandiamo la pubblicità, rivedremo un'altra cosa. Oggi Deborah Serracchiani era ospite a Sveglia Trieste e quindi riascolteremo un brano, insomma, di questo suo intervento. Poi è arrivato anche Gianfranco Amato, con cui mi scuso pubblicamente perché avevamo registrato un'intervista e poi c'è stato un guaio, quindi sarà con noi tra pochi minuti il segretario nazionale del Popolo della Famiglia. Tra poco. Le posso assicurare che anch'io ho voglia di cambiare il Partito Democratico, sa? Perché penso che il Partito Democratico abbia bisogno di essere profondamente rifondato, che abbia bisogno di ritrovare una parte di quei valori che l'hanno messo insieme,
e che debba anche accettare una sfida ancora più forte, ancora più significativa nel campo del centrosinistra e nel campo di quella sinistra che continua, ahimè, a dividersi e che invece deve mettersi insieme se non vuole far la fine di tante altre sinistre europee che sono oggi ai minimi termini. Leggevo l'altro giorno che la SPD in Germania rischia di ormai essere sotto la doppia cifra. Quindi, per dirle che penso davvero che bisogna lavorare molto, e qui faccio la parte politica per la sinistra italiana, per il centro-sinistra italiano, a partire dal Partito Democratico. È vero, Francesco Russo è una persona autonoma che ha dimostrato di esserlo anche rispetto al proprio partito. Per quanto mi riguarda, la penso come a lui, nel senso che dico che quando si ha qualcosa da dire e qualcosa non va, bisogna cambiare le cose. Io ho appoggiato Matteo Renzi perché ho visto in Matteo Renzi la persona che poteva davvero cambiare, aveva voglia di farlo e stava tentando di cambiare questo paese. Ovviamente non penso che abbia fatto tutto giusto. Penso anzi che ci siano delle questioni anche all'interno del Partito Democratico che vadano affrontate e che vadano anche risolte, evidentemente. Non ultimo anche un dialogo più aperto con la sinistra italiana che sta in questo momento fuori dal Partito Democratico. Marini? Vuole cambiare il PD? Era diciamo la verità, che era un po' distratto. Ero un po' distratto. No, era disattento. Per una volta mi parlo. Matteo Renzi non ha fatto tutto giusto, dice, sì, anche all'interno del Partito Democratico. Sì. Cioè, mi candido anche, sì, per cambiare questo PD. Insomma, è una cosa forte, secondo me, è una cosa da poco. No, non è una cosa da poco. Zilli non ci crede. Ma no, non ci credo, perché la presidente Serracchiani è camaleontica, l'ha dimostrato da quando ha iniziato a calcare le scene della politica, prima con Bersani, poi con Renzi, adesso con il prossimo. Io purtroppo non posso esprimere fiducia, non posso credere in lei nel momento in cui da governatrice sceglie di fuggire rispetto alla regione, non ricandidandosi e invece scegliendo di correre per il Parlamento, comodamente seduta peraltro sulla sua poltrona da presidente e da governatore di questa regione, evitando quindi l'Election Day, facendoci diventare lo zimbello d'Italia, perché facendo ovviamente spendere milioni di soldi pubblici per questa iniziativa. Perché? Perché c'è il solito interesse, il tornaconto personale della presidente Serracchiani, che molto spesso lei agita dicendo che è l'interesse del partito, degli italiani. In realtà gli elettori hanno capito bene come ha usato questa regione e come userà ancora una volta il voto di coloro che crederanno in lei per le sue finalità squisitamente personali. E me ne dispiaccio, perché anch'io inizialmente credevo che potesse dare una marcia diversa a questa regione, ma non è stato così. Prima. Ma intanto non mi sembra che abbia detto niente di così straordinario, nel senso che è il portato di un percorso faticoso, difficile, che stiamo facendo all'interno del Partito Democratico, e anche la ricerca dell'alleanza per tenere insieme il centro-sinistra. Intanto vuol dire in questa allora io parto dall'esperienza che conosco meglio, che è come abbiamo cercato di lavorare all'interno del Partito Democratico qui in Friuli Venezia Giulia. Stavamo dentro a una chiara alleanza di centro-sinistra in giunta regionale e in consiglio regionale, quindi abbiamo continuato a lavorare dentro a quella cornice, a quel percorso, e anche adesso, anche nelle ultime ore, anche negli ultimi giorni, stiamo continuando a fare di tutto per tenere insieme il centro-sinistra di questa regione. Mm-hmm. In questo senso è un percorso che... A spese dei cittadini. È un percorso quindi dove non vedo niente di straordinario, di sorprendente rispetto a quanto ha affermato oggi a Sveglia Trieste, mi pare, no? Di aver capito Deborah Serracchiani. Neglia, lei cosa pensa? Poi, tra l'altro, domani mattina, insomma, avete visto la Presidente firmare il patto per la sicurezza con Minniti. Domani mattina, anticipo, ci sarà la firma con il vicepresidente e l'assessore alla salute, i provvedimenti che saranno assunti in giunta in merito alle nuove misure sociali contenuti nella manovra finanziaria straordinaria. Quindi, insomma, è chiaro che c'è un doppio ruolo che è stato criticato più volte dall'opposizione attuale, della Presidente che continua a governare ed è comunque candidata, no, al 4 marzo. Cosa dice? Ah, io dico che la Presidente ha fissato delle regole che sono condivisibili, però le ha fissate per gli altri, non per se stessa. Semplice, ha detto che Renzi probabilmente non ha azzeccato tutto, ha commesso degli errori, ma sbaglio o lei era in segreteria come vicesegretario? Tutti questi anni dove è stata?
E quello che sarà l'esito delle elezioni, secondo quello che dicono tutti i sondaggi, che c'è un calo verticale del Partito Democratico, le induce a fare un serio ragionamento, una riflessione sul perché accadrà quello che sta per accadere, la frana che li travolgerà sarà veramente terribile, uno schiaffo in faccia fortissimo, e non li induce a pensare che forse è il caso di prendere atto di un fallimento e comportarsi da persone serie e responsabili, traendone le conseguenze necessarie? Marini? Sulla Sarchiani voglio fare una battuta. Consentitemi una cosa, io ho espresso il mio parere su di lei più volte, non sono d'accordo con tantissime sue, non sono stato d'accordo in questi 5 anni con tantissime sue scelte, però ne riconosco l'alto valore politico. Nel duello con Tondo, io certamente tifo Renzo Tondo, però faccio gli auguri anche alla Serracchiani, e proprio perché la Serracchiani è forte ed è in gamba, non ha bisogno di vergognose iniziative di strumentalizzazione della sua campagna elettorale. Per esempio? Come quella che avverrà il primo marzo, giovedì 1 marzo, penultimo giorno di campagna elettorale, alle ore 16:30, nella sede dell'Unione degli Istriani, presieduta dal presidente Massimiliano Lacota, dove le verrà conferita la bandiera dell'Istria. Beh, io vorrei sapere quali meriti ha la Serracchiani nei confronti degli esuli istriani, fiumani e dalmati, sono stati loro sarebbe avvenuto se Renzo Codarin o David Di Paoli Pavlovic, presidenti delle altre due grandi associazioni degli esuli, avessero conferito un premio a Renzo Tondo o a Laura Stabile il 1 marzo del 2018. Questa è una strumentalizzazione vergognosa che Lacota fa della campagna elettorale la Serracchiani, per il suo alto livello politico che gli ho sempre riconosciuto, non si sarebbe dovuta prestare. È evidente che questa cosa brucia parecchio al consigliere Marini, però... No, brucia mi brucia la strumentalizzazione dei poveri esuli. Questo è un messaggino serio. Sì, beh, peccato che è una scelta dell'azienda sanitaria. Non ci confondiamo, vi prego, lasciamo stare adesso il messaggino. Tutto per 5 anni. Marini, lasciamo stare il messaggino. Cosa abbiamo fatto? Niente! Niente. E voi che avete sputato sugli esuli, che siete gli eredi di quelli che hanno sputato, che li hanno colti a sassate a Bologna. Questa è la verità. Ho capito, Marini, basta, la prego. De Dominis, mi fermate un attimo, tanto non vi sentono più perché abbiamo abbassato i microfoni. Allora, calma, vi prego, Grimm, vi prego, voglio solo che sia... Grimm, aspetti un secondo. Allora, voglio solo che sia civile, ovviamente, il confronto, nessuno si deve vergognare di quello, anche lei ha alzato i toni. Marini, aspetti, Grimm. No, io in punta di piedi volevo tornare...
come ero in credito rispetto al ragionamento sull'Europa, perché poi non ero... Solo una cosa, però diciamo, ci torniamo. Però okay, questa cosa... Così la volevo togliere da sua No, però io volevo che lei rispondesse, diciamo, a questa iniziativa che riguarda Deborah Serracchiani il primo marzo. Per una volta il Partito Democratico è innocente, io ho capito che siamo sempre responsabili. Però è stata scelta di altri. Di tutto quello... No. Non doveva prestarsi a questa manovra. Su via, ragazzi, lei presta. Cerchiamo in gamba. Cerchiamo di essere intellettualmente onesti. Questa strumentalizzazione. Evidentemente Bruno Marini è un filo governativo. Non le fa onore. Capisco che non le fa onore. Non fa onore alla stessa Serracchiani prestarsi a questa strumentalizzazione. Marini, la prego, facciamo parlare anche gli altri. Grazie. E glielo dirò anche personalmente. Beh, immagino che l'abbia sentito ormai, perché ci guarda spesso. Prego. So che ci va bene, Marini. Che telefoni. Marini. Così glielo dico. È Marini, una legittima scelta fatta dall'Unione degli Istriani da questo punto di vista. No, del Presidente degli Istriani. Questo... Marini, è chiaro, Marini, che è un'organizzazione di parole serie. Va bene. Da una persona sola che strumentalizza. Chi è serio? Marini, adesso basta. A questo punto, il primo marzo parteciperò alla manifestazione. Certo che parteciperai. No, beh, guarda, Bruno, l'ho scoperto adesso da te, non ero ancora informata e volentieri andrò, così ascolterò insieme a tutti quelli che parteciperanno le motivazioni. Credo, non ci vedo niente di strumento. Posso esprimere il mio punto di vista senza urlare, certo, grazie. Ma sai non che siamo vedo... amici a dire sì, di tutto. Con grande però, tranquillità. Scusa, cosa avresti detto se Codarino... No, Marini, l'abbiamo capito, capito Marini, la prego. Grim. Sinceramente... Fatto Marini, dei soliti lo ha già detto tre volte questo, va bene, aspetti. Scusami. Grim, io cerco che di rispondere a questioni politiche, quindi questa è una scelta di un'associazione. Assolutamente legittima, parteciperò il primo marzo e quindi anche ascolterò le motivazioni per cui è stata fatta questa scelta. Registro il fatto che evidentemente l'ambito o le tematiche sono, lo sappiamo, molto vicine e sensibili al consigliere Bruno Marini, quindi in questo senso si può parzialmente giustificare l'eccesso di, come dire, di enfasi che ci hai messo, ecco che insomma secondo me è un po' sopra le righe. Volevo tornare in punta di piedi, se posso, sull'Europa, perché nel giro poi non sono riuscita a intervenire. Italia sotto attacco dell'Europa, diciamo, questo è il titolo che avevamo scelto. Sì, ma allora, archiviata l'infelice affermazione di Juncker, mi sembra che tutti ci siamo espressi in tal senso, mi pare però di poter dire che la coalizione di centrosinistra, e io spero che i partiti che la formano con noi superino il 3%, perché voglio assolutamente una coalizione complessiva di centrosinistra forte e autorevole e ben presente nel prossimo Parlamento, dal punto di vista del progetto europeo sia un pochino più, come dire, coesa, no? E abbia delle idee più simili e omogenee rispetto al centrodestra. E poi finisco, poi mi taccio, rispetto poi andando anche sui temi, rispetto al tipo di Europa che vogliamo. Sicuramente finalmente un'Europa che abbandoni il fiscal compact, finalmente quindi un'Europa che abbandoni le politiche di austerità, dove l'Italia con grande fatica si sta ricostruendo quella credibilità purtroppo perduta a causa di un presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, che ci ha fatto fare una serie infinita di figuracce, un'Europa che quindi non si dimentichi la generazione Erasmus, non si dimentichi la forza di aver buttato giù le frontiere Schengen. Io parlo anche per un'appartenenza generazionale, ci sono tanti giovani donne e giovani uomini come me che hanno fatto l'Erasmus, che hanno vissuto una parte della loro come dire, gioventù, perché ormai ho superato i 40, in un'Europa finalmente unita, tutta quella costruzione identitaria di cittadinanza europea non la dobbiamo lasciare, ma assolutamente dove l'immigrazione migliorare. Non è controllata mi e andare pare oltre, che e andare PD, oltre Dublino che il PD fino e andare oggi, oltre Dublino che il PD fino ad oggi non abbia in nessun modo espresso un governo in questo strano paese che è l'Italia, e mi pare di sentire il progetto così fantasioso, fiabesco di un candidato che ha quasi nostalgia di quando aveva 20 anni e come me è andata in Erasmus in Europa. No, io i miei figli
in Erasmus, in Europa, non li manderei in questo momento. Non c'è sicurezza in Europa, non c'è la possibilità di circolare liberamente. C'è un problema che è massiccio, che è enorme, che state sottovalutando volontariamente, che è quello dell'immigrazione clandestina. La state sottovalutando. In Europa non puoi più circolare come 20 anni fa quando hai fatto l'Erasmus tu e l'ho fatto io. E questo è un aspetto. Allora, parliamo dell'Europa delle banche. Parliamo dell'Europa che con le direttive europee ha sfasciato la nostra agricoltura. Parliamo di questo. Ma dico, come non si può circolare in Europa? Io circolo fuori dall'Europa. In sicurezza, signora. Ma in sicurezza, vado spessissimo in Turchia, attraverso tutta la Turchia, è più sicuro, gli aeroporti e anche all'interno della Turchia sono più sicuri di tanti altri posti. Ma la Turchia, sostenitore della Turchia. No, io non sono sostenitrice, io vado per motivi culturali, ma non potete dire che non c'è sicurezza in Europa. Beh, ma lei ha visto gli attentati che abbiamo subito o lei dormiva? In quel periodo, mi perdoni. Allora, se è sicurezza a casa mia, quella non è sicurezza. Quello può succedere ovunque. Le politiche. E allora cosa dobbiamo fare? Tirare l'Unione Europea devono essere diverse. Allora devono puntare alla sicurezza dei la paura cittadini. Dei cittadini ignoranti. Noi mettiamo le persone in condizioni di conoscere quali sono i pericoli. Noi non cavalchiamo la paura. Noi vogliamo è la vostra un'Italia e una regione e un'Europa diversi, dove il cittadino, gli italiani e gli europei vengono prima degli altri, voi fate il contrario. Ho incontrato negli ultimi giorni diverse associazioni sindacali, dei sindacati di polizia. E un'associazione, un rappresentante sindacale mi disse: guarda, nei primi anni 90 ero nella mobile a Milano ed era un periodo di guerra di 'ndrangheta. Circa 190 omicidi in quell'anno. Bene, se noi paragoniamo quegli anni in quel momento storico del paese a questi, capiamo bene che chi crea artatamente la paura che ci sia un'emergenza sicurezza in questi anni, in questi giorni, in questo periodo storico in Italia è assolutamente in malafede, e me lo ha detto un operatore della sicurezza, un poliziotto che tutti i giorni rischia, pensando ai veri ragazzi che rischiano la loro vita, rischia la sua vita per darci a noi protezione e sicurezza. Neglia sulla sicurezza? Secondo me il problema della sicurezza è declinato in maniera superficiale e anche insufficiente, perché il clima di insicurezza si vive in questo paese e anche abbastanza profondamente. Però è un'insicurezza di poter godere dei propri spazi di libertà, è insicurezza di poter godere dei frutti del proprio lavoro e dei frutti del proprio risparmio, della propria attività, è insicurezza circa il futuro delle giovani generazioni e degli anziani. L'insicurezza non è soltanto relativa all'ordine pubblico, che pure esiste come problema, certamente esiste come problema, e va affrontato, secondo me, ad ampio spettro. Vede, io ho assistito nel corso degli ultimi anni a avvicendamenti al governo delle due forze che adesso si stanno bisticciando, dove alle promesse e alle manifestazioni di intenti non sono seguiti fatti concreti. In particolare ricordo le ultime cose. Renzi promise, dopo l'ultimo attentato sanguinoso, che avrebbe destinato ogni euro per la difesa, un euro per la cultura. Ora, io opero professionalmente nel mondo della cultura, posso garantire di non aver visto neanche 50 centesimi, eppure l'intervento in campo culturale per depotenziare, neutralizzare il pericolo dell'ISIS, che non è soltanto un pericolo, è un problema di carattere militare o delle forze di sicurezza, c'è necessità delle forze di sicurezza. Noi, fra l'altro, abbiamo in tempi non sospetti proposto l'assunzione di 10.000 nuovi agenti e la costruzione di due nuove carceri, che possono essere anche tre. Il problema della sicurezza va declinato complessivamente, ripeto, dal mondo del lavoro a quello delle pensioni, complessivamente. E non credo che i partiti che si sono rimpallati la palla ultimamente, nel corso degli ultimi 25 anni, abbiano affrontato con serietà, il che significa, serietà significa raggiungendo gli obiettivi che si erano prefissi. Anzi, al contrario, adesso ci troviamo in una condizione di grave insicurezza, anche soltanto percepita. Io mi meraviglio di fronte alla manifestazione di questo sentimento, a cui si risponde dicendo che i dati dicono che è ingiustificato, per esempio dell'assalto dell'immigrazione, l'insicurezza nelle strade. Ma se questo sentimento si vive, di certo l'opinione pubblica, i cittadini non è che lo costruiscono artatamente o artificiosamente dentro di sé, è perché complessivamente si vive, e non è, ripeto, un intervento semplicemente nel campo della sicurezza intesa come prevenzione e come le forze di sicurezza, è un discorso che affrontato più rafforzare infatti, la cultura, sono d'accordo. Da questo punto di vista io condivido l'impostazione del candidato 5 Stelle, nel senso che
respingo con forza il fatto che ci sia un problema adesso in questo passaggio storico e dico per fortuna di ordine pubblico nel nostro paese, nella nostra regione, soprattutto a Trieste. No, se non incappare elettorale per quello che stiamo vedendo, no, vabbè, cioè che abbiamo visto. Ma, questo è una responsabilità, certo, di tutti noi, anche rappresentanti politici, si è detto di usare, esatto, no? Ecco, quindi lasciamo un attimo da parte le insensate prese di posizione a volte di tanti anche nostri colleghi, rappresentanti politici, che non si rendono conto della responsabilità ancora più grande che hanno addosso e che dovrebbero quindi gestire con più saggezza. Io dico, un problema di ordine pubblico, per fortuna, nel nostro paese, nella nostra regione, nella nostra città, non c'è, sicuramente non nelle dimensioni che viene raccontato artatamente da alcune forze politiche. Un problema di dare sicurezza, protezione alle classi deboli, fragili, che si sono trovate ancora più deboli, ancora più fragili, ancora più isolate dopo la pesantissima crisi economica e finanziaria degli ultimi anni, certo sì. Piano periferie, reddito, sostegno al reddito, e gli ultimi 7 milioni arrivati adesso a Trieste per interventi su musei e luoghi artistici e culturali importantissimi. Cito solo l'ultimo finanziamento. La Vittoria, magazzino. Esatto, l'ultima. L'ultimo arrivo. 20. Io ti ringrazio per darmi la parola. Qua discutiamo dei massimi sistemi, però io non posso dimenticare che ben 3 messaggini hanno ringraziato me, ma il ringraziamento non va fatto soltanto a me, anche se mi sono dato da fare, perché oggi Trieste ha conquistato o sta conquistando, o sta per conquistare un grosso risultato in termini di sanità. Nel senso che quello strumento... Sì, ma non cambiamo... No, un attimo, della PETTC, che era soltanto Udine e Pordenone, sta per arrivare anche a Trieste. Va bene, e mi si permetta... Non possiamo cambiare... Ma non parliamo solo di giorni, parliamo anche di cose che riguardano direttamente i cittadini. Poi parlerò mezz'ora di sicurezza e di politica internazionale. Sì, ha ragione che sulla sanità ne hanno fatto. Di ringraziare sia l'assessore tedesca, ma soprattutto il direttore generale dell'azienda sanitaria Adriano Marco Longo, per essere venuto incontro ad un'esigenza che noi di Forza Italia abbiamo sostenuto con grande forza rispetto a questo. Tutti noi. Tutti, vi do atto, ho detto ringraziamento. Io dico ma tutti, ci siamo battuti un po' di più. Riguardo alla sicurezza, il discorso è molto semplice. La Grimm dice che non esiste a Trieste, nella nostra regione, nel modo un problema in cui sicurezza. Lo rappresentate voi. Io no, noi veramente, noi di Forza Italia cerchiamo su questo tema di essere di distinguervi da altri, di essere equilibrati. Io dico che però, attenzione, perché ho già avuto modo di dire mesi fa in questa trasmissione, che la sicurezza percepita dalla gente non è quella reale. Nel senso che la gente non percepisce di essere sicura e non si sente sicura. A Trieste in particolare abbiamo, ma anche nel resto della regione, un grosso problema di criminalità comune, non tanto forse di criminalità derivante dall'immigrazione, ma di criminalità comune. Ricordo però, mi permetto di ricordare, un episodio avvenuto non più tardi, ho comunicato dai giornali, non più tardi di 3-4 giorni fa su tutti i quotidiani regionali, ma in particolare di più, dopo dicono che sono solo testino, sul Messaggero Veneto di Udine, di quella maestra o pseudo tale bengalese che picchiava i ragazzi, credo a Spilimbergo a Maniago, perché gli infliggeva punizioni corporali a ciò che imparassero bene il Corano. Una scuola abusiva, bene, bene. Queste, e tu sai, Antonella, che io non ho mai cavalcato questi discorsi e sono addirittura entrato in polemica con la mia coordinatrice regionale, l'onorevole. Ma questo Sabino, è stato condannato da tutti. Però no, voglio dire, cose come queste sono totalmente inaccettabili. Fatte da qualsiasi persona. E inducono nell'opinione pubblica un sentimento di insicurezza, di ribellione. Quando un minuto di pubblicità, poi ripartiamo da qui. Ci sarà il segretario nazionale del Popolo della Famiglia, Gianfranco Amato. Uno che a parlare di famiglia. Come? Coraggio.
è un momento difficile, però le nostre idee si presentano, vabbè, non so perché. Tutti noi abbiamo le nostre spine nel fianco, però vabbè, so, ce la faremo. Adesso glielo dirà, dai, sta entrando. Adesso glielo dirò, perché si presenta, non si è candidato, non ha pensato i suoi uomini. E gli avete dato lo spazio. Nei partiti del centrodestra. Avete dato lo spazio. Ma io non so, ma sa... Amato e Adinolfi sono individui difficili da capire. Adinolfi poi stava nel PD. Tra un minuto. Torniamo in diretta. Buonasera, ben trovato Gianfranco Amato, segretario nazionale di, del Popolo della Famiglia, con quale rinnovo le scuse per l'intervista che avevamo registrato oggi. Ma non importa, quindi sono incidenti tecnici che possono capitare. La ringrazio. Avevamo iniziato questa intervista dicendole che abbiamo ascoltato più volte in questo dibattito di questa tornata elettorale sentire come la prossima legislatura potrà affrontare il nodo delle adozioni da tutti i punti di vista. C'è chi ha sottoscritto invece il manifesto della famiglia Arcobaleno, che pensa a un'adozione anche per le famiglie omosessuali. Cosa dite? Bisogna sempre partire dal punto fondamentale. Che cos'è la famiglia? Meglio, come la definisce l'articolo 29 della Costituzione? Cioè la società naturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna. Questo, tra l'altro, è un elemento oggettivo di natura. Si dice che la famiglia sia un dato prepolitico e pregiuridico, cioè è sottratto alla disponibilità del Parlamento. Il tentativo pericoloso è quello che fa passare il concetto per cui la famiglia in realtà è una variabile socioculturale che può cambiare coi tempi, i costumi, il Parlamento e la società. Secondo voi il Parlamento non se ne deve occupare? Non noi, in realtà. Proprio lo stesso articolo 29 della Costituzione usa un verbo molto interessante. Dice: la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Riconosce vuol dire prende atto di una realtà che preesiste. Non c'è scritto la Repubblica istituisce, crea la famiglia e ne disciplina le modalità di estinzione e costituzione. La famiglia non è il frutto di un sistema socio-giuridico, neanche di un sistema filosofico, politico, neanche di un sistema religioso. Non l'ha inventata nessuna dottrina religiosa. La famiglia e il matrimonio è una realtà antropologica che precede tutte queste istituzioni, Stato e Chiesa. Tra l'altro è interessante perché la prima immagine che noi abbiamo di famiglia, senza aggettivi, naturale, tradizionale, cioè uomo, donna, figli, risale al periodo preistorico. Al Neolitico superiore. Nel 2005 in Germania, a Oilau, gli archeologi hanno scoperto delle tombe che risalivano appunto al periodo al Neolitico, e in una di queste tombe hanno rinvenuto i corpi di quattro esseri umani, un uomo, una donna e due bambini. Attraverso l'esame del DNA hanno scoperto che si trattava di una famiglia. Chiaro, però molte cose sono cambiate da allora, anche la famiglia può essere cambiata, no? Questo lo dicono. No, quindi... La nascita, diciamo, di un intervento legislativo come quello delle unioni civili. Tra l'altro, dicevamo, qualcuno pensa anche di inserire in Costituzione che abbia lo stesso valore chiamarlo matrimonio. Non è famiglia e non è matrimonio, tanto è vero che si parla di unioni civili, ma non si parla di matrimonio. Perché quello sarebbe il passo ulteriore. Esatto, e questo è l'errore. Cioè, si è fatto bene adesso, perché la Corte Costituzionale con la sentenza 138 del 2010 ha stabilito che l'unica vera famiglia, quella prevista dall'articolo 29, è uomo, donna, matrimonio. Infatti si parla di unioni civili, ma non si parla né di famiglia né di matrimonio. Cambiare questo è pericoloso. Perché? È vero però che c'è un processo che tende, quello che noi definiamo una slippery slope, cioè un piano inclinato pericoloso, perché se tu metti in discussione il concetto, se quello che vale è il sentimento e decide lo Stato, può essere famiglia, allora tutto quello che lo Stato decide che sia famiglia. Anche, che so, quella fondata su un rapporto incestuoso. Ricordo che noi abbiamo un disegno di legge, il 1155, depositato in Commissione Giustizia del Senato, che chiede proprio la legalizzazione dell'incesto. Oppure basta sentire il senatore Carlo Martelli del Movimento 5 Stelle in Senato, su YouTube si trova l'intervento, che parla di matrimoni multipli, perché giustamente dal suo punto di vista dice perché due? Anche 3, 4, 5 persone possono sposarsi. Pensavo citasse Scalfarotto invece. No, Scalfarotto, io credo che Scalfarotto, a parte quella sciaguratissima legge sull'omofobia che fortunatamente è finita nei binari morti della Commissione Giustizia del Senato, che pretendeva di introdurre per la prima volta nel nostro ordinamento un reato senza definire il presupposto giuridico, perché la legge non definisce cos'è l'omofobia, però prevede fino a 6 anni di reclusione. No, lui punta al matrimonio, cioè loro vogliono, c'è questo tentativo di una evoluzione. E soprattutto l'adozione, attenzione, l'adozione è un problema, anche qui, serio, perché l'adozione
presuppone nell'interesse del bambino che il bambino cresca in una famiglia dove ci sia una figura materna e paterna, tra l'altro naturale, qui non c'è niente di religioso né di giuridico, è la natura. Sì, però qua si dice, nel nostro paese, perché se mettiamo in mano alle adozioni, perché non consentire a una famiglia omosessuale già di donare l'amore che hanno per un bambino? Allora, ed evitare che questi bambini restino qui c'è soli, una questa grande, è l'osservazione sì, che viene mossa. Qui c'è una grande disinformazione che bisogna subito eliminare, cioè l'idea che spesso si sente dire, per cui piuttosto che tenere un bambino in un orfanotrofio è meglio darlo ad omosessuali. Beh, qui attenzione, che si sappia bene, intanto per ogni bambino che il tribunale dichiara adottabile ci sono in Italia 10 coppie eterosessuali in lista d'attesa, selezionate su centinaia, quindi il problema non si pone per gli orfanotrofi. La questione diversa invece è capire se in una civiltà degna di questo nome il desiderio di due adulti di avere un figlio deve prevalere sul diritto di un essere più debole come il bambino ad avere un padre e una madre. Noi crediamo che appunto in una civiltà degna di questo nome non prevalga il più forte ma sia il più debole, quindi in questo caso è chiaro che deve prevalere l'interesse assoluto di un bambino di avere una madre. Non mi si dica che cose molto forti, perché cioè tornare indietro sull'aborto è una cosa forte nel nostro paese. Anche su questo, come si fa? L'aborto che non può essere definito un diritto, perché nessuno può definire. Voi non l'ho giudicato un diritto. No, l'aborto è tecnicamente la soppressione di un essere umano indifeso e innocente. E non è mai una passeggiata per la donna, è sempre una ferita lancinante che resta. Dopodiché si deve risolvere, sì, perché come si fa? Eliminando intanto il 90% delle cause, perché non si dice oggi che, guarda, che una donna non ricorre all'aborto per andare a fare la vacanza al club mediterraneo, è sempre una scelta dolorosissima. Certo. Purtroppo la stragrande maggioranza, direi il 90% degli aborti, oggi accade per motivi economici e sono soprattutto le immigrate purtroppo. Quindi uno Stato degno di questo nome deve risolvere i problemi. Quindi di fronte alla possibilità di dare a una donna la possibilità di scegliere la maternità, soprattutto a queste ragazze immigrate, dando soldi. Cioè, quindi tra l'altro invertiremmo anche questa delirante corsa verso l'estinzione che stiamo facendo, perché io voglio dire sempre che il problema numero uno, la priorità assoluta, l'emergenza con la E maiuscola nel nostro paese, non è né l'economia, né il lavoro, né la sicurezza, sono i dati agghiaccianti che ci ha lasciato l'Istat pochi giorni fa. A fronte di 464.000 nati ci sono stati 647.000 decessi. Ora vedete, questo gap, questa differenza è incolmabile. Noi non è che stiamo scomparendo, siamo già tecnicamente scomparsi, perché presuppone, dicono i demografi, 100 anni e un sistema economico che neanche ci sogniamo, che da domani mattina tutte le donne fertili in Italia facciano figli. Cioè, ora ditemi per piacere, se la priorità assoluta, il problema più importante di un popolo non è la sua sopravvivenza, qual è? E che cosa stiamo facendo? Gli immigrati, allora, come dice qualcuno, per mantenere stabile la popolazione? Beh, attenzione, perché in natura il vuoto non esiste. Se gli italiani hanno deciso di suicidarsi, è chiaro che vengono poi sostituiti. E io capisco anche, a qualcuno ha fatto un po' impressione, ma il piano dell'ONU definito Replacing Migration, lo trovate, 2001, dice questo, che un paese come l'Italia non può sparire nel nulla senza intaccare l'equilibrio sociale del mondo. È chiaro che deve essere sostituito, gli italiani devono essere sostituiti. Il problema è vogliamo essere sostituiti? O forse cominciamo a fare politiche per la natalità vere? E questo voi proponete il reddito di maternità, no? Quindi però sostenete, ma che idee, consente familiare? Sostenete idee forti, ma siete anacronistici o è un tentativo, diciamo, di riequilibrare quel piano inclinato? Anacronistico significa guardare al passato. Io ditemi, cosa c'è di più futuro rispetto alla vita e alla famiglia? Cioè, noi siamo proiettati verso il futuro, perché quello che ci interessa è davvero il destino della nostra civiltà. È in gioco questo, quindi non si tratta di essere retrogradi, siate proiettati al futuro. Anzi, noi vorremmo
tornare ad essere, anzi rivendichiamo con orgoglio l'eredità, vogliamo essere costruttori di cattedrali, tornare ad essere... Senta, a questo proposito, l'ho vista sentire che lei dice che vi chiamate fratelli, non è che poi, siccome Berlusconi dice che i 5 Stelle sono una setta, anche voi siete una setta poi dopo. Chiariamo bene, intanto non si tratta dei fratelli massonici, questo sia ben chiaro, perché... No, il Popolo della Famiglia è l'unico movimento politico in Italia che ha ufficialmente, formalmente e integralmente assunto come proprio programma valoriale, principi, il compendio della dottrina sociale della Chiesa. E in questo senso la fratellanza nasce da, anche se non è ovviamente un partito confessionale, nel senso chiunque, ci sono anche degli agnostici, però la cosa interessante è che io ho scoperto girando l'Italia che l'80% dei cattolici non sa cos'è il compendio, anzi quando sente la parola dottrina dice ma cosa c'entra la fede, la teologia, i sacramenti, no, il compendio in realtà è un documento politico a tutti gli effetti, parla di lavoro, parla di fisco, parla di immigrazione, parla di ambiente, ed ha i principi ispiratori, sono esattamente, poi vanno declinati nel contingente. Grazie Gianfranco Bene. Matto, noi ci vediamo adesso Samorì che oggi si è presentato a Trieste. Bene, salve. Arrivederci, grazie. Il punto fondamentale è evitare lo schiacciamento verso la povertà del ceto medio produttivo. Questa è la priorità tra i tanti punti del programma individuata da Giampiero Samorì, presidente nazionale di Rinascimento MIR, che oggi ha presentato a Trieste i candidati a Camera e Senato. Il partito corre alle elezioni nazionali grazie alla lista chiusa in Friuli Venezia Giulia, unica regione in Italia. Illustrate le proposte in tema di lavoro, welfare, sanità, sicurezza e su molti altri temi al centro della campagna elettorale. In campo economico, al primo posto viene la necessità di aiutare l'impresa medio-piccola a svilupparsi e a creare posti di lavoro attraverso un più agevole accesso al credito. Per evitare questo bisogna modificare per prima cosa le regole di Basilea 3 per consentire l'accesso al credito ai piccoli e medi imprenditori, agli artigiani, agli agricoltori e ai professionisti. Se noi impediamo l'accesso al credito, impoveriamo tutto il ceto medio produttivo. Oggi purtroppo l'accesso al credito per le regole che noi stupidamente abbiamo approvato non c'è se non per chi è molto ricco, ma chi è molto ricco e già ricco non ha bisogno di essere ancora più ricco. Noi abbiamo bisogno di creare milioni di benestanti, milioni di persone che traggano dal loro lavoro una soddisfazione anche economica. Questa è la prima cosa che tutti dovrebbero fare ed è possibile farlo. Allora, De Dominis, ho visto era un po' agitata. Ho sentito un sacco di falsità, perché dunque io sono una studiosa di mitologia mediterranea e di antropologia. Quindi lui non mi può dire che la famiglia non l'ha inventata nessuno e che non l'hanno inventata le religioni, perché la famiglia è stata inventata dalle religioni patriarcali, perché fino al 2005 a.C. avevamo una dea madre nel Mediterraneo e la famiglia rimaneva la famiglia della donna. L'uomo non sapeva che era influente nella fecondazione. E difatti la donna, quando rimaneva incinta, rimaneva nella sua famiglia e il capo famiglia era il fratello. Ma chi la metteva incinta? La donna diceva, te lo posso rispondere, la donna diceva che veniva fecondata. La donna diceva che veniva fecondata dallo spirito della luna e l'uomo non aveva alcun potere. Ecco, io che pensavo che mi dicessero sotto i cavoli. L'uomo ha scoperto di diventare, di essere importante nella fecondazione soltanto quando le popolazioni sono diventate stanziali con l'agricoltura. La donna l'aveva capito prima perché confrontava il suo maestro con la luna. Quindi lui non mi può dire, perché chi ha portato la famiglia sono state le popolazioni. Però, generazione, diciamo del termine, scusa, i greci, si torna indietro, ok, quindi lui no, ma De Dominis, va bene, la seconda base, meno male che sono nato adesso e non 2000 anni fa, che almeno so che c'è un ruolo importante, fermi, la famiglia è sempre esistita, qua si torna indietro sull'aborto, questo voglio arrivare, stavo arrivando a questo, la legge Cirinnà, quindi qua si tratta di cancellare quanto fatto, cioè, voglio dire, finalmente abbiamo riacquisito la libertà che avevamo tanti secoli fa, noi donne, allora, che lui venga a dire
dire che lo Stato deve regolare questa cosa. La donna deve essere assolutamente libera di decidere, perché l'utero è suo, non è di questo personaggio che fa il partito della famiglia. Cioè io non posso accettare che lo Stato dica che cosa farò io del mio utero. Cioè sono cavoli miei. L'utero non è solo tuo, sai, perché un figlio si fa in due, quindi sa. No, se io voglio abortire. Lo gestisco io, erano discorsi di 40 anni fa. Marino, poi posso portare un utero da moderno. Sono slogan un po' femministi, un po' sorpassati. E mi sentivo quando andavo al liceo, l'utero è mio, lo gestisco io. E io sono d'accordo. Potrei rispondere con una volgarità, ma insomma no. No, Elisabetta, insomma. Lo Stato non può intervenire su una decisione di una donna. Non può. E neanche un uomo. Un valore come la vita umana, insomma. Arriveremo alla non è questa. Per un uomo, attenzione. Guardiamo cosa ha fatto Vendola. Io penso che ci debba essere un po' di buon senso nelle cose. E allora che esista una famiglia che è trascurata in questo momento dalle politiche nazionali e anche regionali, se non negli spot elettorali dell'ultimo periodo, è un dato di fatto. Io credo che debba essere favorita la famiglia tradizionale, naturale, chiamiamola come vogliamo, è una cosa che sodata. È il primo recinto sociale che esiste, il primo esempio di socialità che esiste, non dimentichiamo. Credo che dovremmo concentrarci, ed è un impegno della Lega, in politiche finalizzate a sostenere la natalità e la genitorialità. Io da mamma credo molto in questo, controllo e mi confronto con le difficoltà che hanno le mamme in questa regione e i papà a pensare soltanto di avere un figlio e poi di poterlo mettere al mondo, di potergli garantire tutto il minimo necessario. Credo che stiamo facendo troppo poco, per questo siamo la regione che è in fondo alla classifica con i dati di natalità, mentre il vicino Trentino Alto Adige ha le percentuali più alte a livello nazionale in termini di natalità, e non soltanto per la presenza di immigrati che notoriamente, pacificamente, fanno più figli rispetto a noi. Il cambiamento culturale deve avvenire con le buone pratiche che la politica può dare. Certo, io non credo che la libertà dell'individuo possa spingersi a tanto da giungere all'esempio, e il professor Amato sarà estremo per certi aspetti, ma la teoria gender l'abbiamo combattuta anche in consiglio regionale, io ho fatto tante iniziative nella scuola e vengono instillate queste teorie, però completo il ragionamento, non penso che la libertà di un individuo possa arrivare a un tale egoismo da impedire ad un bambino di avere un papà famiglia, e una mamma. Il popolo è famiglia, e anche Amato combatte la teoria gender, no? Questo l'ho detto più volte in varie conferenza, spadionato Grimm e poi Neglie. Sì, ma allora, volevo anche io una battuta perché... adesso arrivo. Cerchiamo però di restare razionali. È vero che rispetto ad altri paesi europei, le politiche per la famiglia in Italia, paradossalmente, dopo che per anni tanti, ma negli ultimi 30-40 anni, si sono riempiti la bocca trasversalmente di politiche per la famiglia, per la genitorialità, per il sostegno a chi fa figli, devono essere portate avanti con più forza e con più decisione. Mi domando un inciso sulla politica regionale, come non era venuto in mente mai però alla Giunta Tondo di anticipare il sostegno, il contributo per esempio alle famiglie che mettono i loro bambini negli asili nido, lo si dava alla fine dell'anno portato avanti nell'asilo nido, finalmente la Giunta Serracchiani per esempio questo contributo l'ha dato mese per mese, perché una famiglia che stenta ad arrivare alla fine del mese il contributo per l'asilo nido per il proprio figlio lo vuole all'inizio del mese dell'iscrizione. Io non ti ho interrotta, quindi per esempio, no? Questo è stato un piccolo grande atto concreto, quindi è vero che bisogna incrementare e rafforzare le politiche per la famiglia, per chi ha più figli, perché assolutamente questo deve essere un punto qualificante e nel nostro programma lo è, ma non si può assolutamente tornare indietro rispetto alle scelte della stagione dei diritti degli anni 70, sulle adozioni, un inciso sulle adozioni. Ma certo, c'è una legge. Sono favorevole al fatto
fatto che ci sia una legge. Antonella, sei diventata favorevole anche all'aborto? Sono favorevole al fatto che ci sia una legge in questo paese che preveda quel percorso. No, di te non deve, nella dignità e nel rispetto delle enorme profonda sofferenza che ciascuna donna che si dovesse trovare in quella condizione deve affrontare, che forse noi politici, Bruno, dovremmo fare un passo indietro rispetto all'enorme dolore. Ci sono casi in cui posso capirlo, scusatemi, però ci sono anche discorsi di principio sui quali non si può transigere. E anche rispetto alla richiesta. Scusate, non si capisce niente. Scusate, Guido, ci sono io. Non si capisce niente. È inutile che parliate perché non si capisce. Ha ragione Antonella Grimm. Allora, ha ragione Antonella Grimm, deve parlare lei. Vi calmo perché sennò non si capisce nulla. Concluda però, la prego, poi Neglie. Un passo indietro rispetto ai percorsi di richiesta legittima di dignità di persone dello stesso sesso che chiedevano da anni la dignità di vedersi riconosciuti nella loro reciproca scelta di amore. Sulle adozioni, e poi ho concluso, la procedura ad oggi prevista anche per le coppie eterosessuali è vecchia, farraginosa, lentissima. Ci sono tantissimi bambini e bambine e per la nuova normativa bisognerà, secondo me, sommessamente, umilmente, mettere al centro i bisogni del bambino e della bambina che attendono disperatamente di trovare una famiglia che li accudisca. Io la cosa importante che mi sento di contestare al presidente della segretario del popolo della famiglia è il suo ritenere che il problema della decrescita, dunque del calo demografico, sia un dato assoluto che non dipende da quelli che lui ha detto essere no, falsi problemi, ossia la fiscalità il problema economico. Io ritengo che la famiglia sia la cellula fondamentale della società e come tale deve essere tutelata in tutte le sue forme e tutte le manifestazioni. E quando sento irridere alla proposta che abbiamo avanzato del salario di cittadinanza, il reddito di cittadinanza, ebbene, io lo collego direttamente a questo tema, a questo problema. Se avete presente il programma, non si parla soltanto di un assegno pari a 780 euro per il disoccupato, ma di un assegno incrementato a seconda del numero di figli per una famiglia che si trova in difficoltà. E questo secondo me è fondamentale per dare quella certezza di base che serve per poter programmare un percorso di crescita e di ampliamento o addirittura di formazione di un nucleo familiare aborigine, potendo contare sul fatto che i problemi essenziali della sussistenza non esistano. Certamente a questo poi bisogna aggiungere una serie di altre misure aggiuntive, ad esempio la tutela della donna lavoratrice, che è scarsamente tutelata, o il problema degli asili nido. Io lo vivo anch'io sulla mia pelle, io ho due figlie e ho un problema serissimo per quando sta male, per esempio, cioè il problema della tutela e dell'allevamento, diciamo così, dei figli è un problema grande che costringe nella maggior parte dei casi la donna ad abbandonare le proprie ambizioni professionali perché deve dedicarsi alla famiglia. Divieto questo non è giusto. Di missioni in bianco. Io ritengo che sia fondamentale invece garantire alla donna di poter esercitare al meglio le sue funzioni. Però per esempio sia Civica Lorenzin che credo la Lega, poi non si vado a memoria, propongono gli asili nido gratis, no? Non ricordo i 5 Stelle, mi pare, non mi ricordo bene. Però queste sono due decisioni forti, no? Cioè due cose che tra l'altro valgono poche centinaia di milioni per quanto si possano definire poche. Secondo me sono misure di civiltà. Io ricordo per fortuna che ci accomunano queste misure di civiltà. Misure di questo genere che sono di civiltà elementare. Basilare, questo sarebbe già un aiuto enorme per le famiglie. Non è una polemica, anzi lo so, però mi aveva proprio chiesto anche Marini, che poi comunque era intervenuto, la Zilli. Non è una polemica, credo che saranno d'accordo, divieto di missioni in bianco, finalmente è stata fatta la legge, un enorme passo avanti per il rispetto della donna che lavora. Non era una polemica. Non è sufficiente, perché oggi noi assistiamo ad una società nella quale la donna diventa mamma, sceglie di diventare mamma solitamente in età sempre più avanzata.
dai 35 anni in su, e in quel momento inizi ad avere magari un minimo di stabilità di carattere economico. Quindi troppo spesso le nostre famiglie si vedono nel vivere il dilemma tra continuare l'attività lavorativa oppure mettere al mondo un figlio. Basterebbe copiare dalla vicina Svizzera, dove il part-time è realtà obbligata quando si tratta delle mamme per il primo anno di età dei loro bambini. E basterebbe anche creare davvero delle iniziative che devono portarci ad un salto culturale, dove il ruolo dei genitori sia effettivamente paritario nella gestione dei figli e quindi non ci siano situazioni di imbarazzo quando il papà deve chiedere il permesso o il congedo parentale per stare a casa. Dobbiamo trasformare, io penso sulla base regionale, ma la base ovviamente è più ampia, ma guardo con insistenza e con attenzione particolare per quanto riguarda la nostra regione, dobbiamo trasformare il contesto in cui viviamo dimostrando che c'è attenzione per le mamme e quindi i parchi giochi e quindi valorizzarli, migliorarli, favorire contesti nei quali ci sia un riconoscimento sociale per il ruolo della genitorialità. E questo si fa anche rivedendo a livello nazionale quello che è l'IVA sui prodotti relativi alla prima infanzia e alla maternità. Basta andare in Austria, in Slovenia, i pannolini costano ovviamente meno perché hanno una tassazione inferiore. Questo anche Liberi Uguali lo propone, di abbassare l'IVA. Noi lo vogliamo assolutamente, anche il nostro programma. E credo 4%, che sia ineludibile prendere una decisione di questo tipo a livello politico. Vede, il PD che cosa ha fatto? Ha appena concesso a livello regionale, mi è balzato agli occhi l'altro giorno, un contributo di soli 25.000 euro per favorire appunto l'acquisto dei pannolini lavabili. Iniziative spot. Queste sono iniziative spot come quelle delle quali si è riempita la bocca la Presidente Serracchiani parlando sulle colonne del Piccolo qualche mese fa di incentivi per le giovani coppie, assegni per la natalità, ma non abbiamo visto nulla di tutto questo in Consiglio regionale. Purtroppo chi ne fa le spese sono le nostre famiglie. Io credo che ci debba essere un'iniezione forte in modo tale da evitare quella sì che Amato ha definito l'estinzione del nostro popolo. Ma rispetto alle azioni strutturali, perché chiedo un flash io condivido, sì, allora gli 80 euro sono stati un aiuto concreto, abbiamo dovuto scegliere una platea definita. Io che guadagno entro i 1500 euro al mese, sicuramente 80 euro in mese in più sicuramente hanno fatto la differenza e hanno consentito a tante famiglie di poter essere più vicini, di dare più sostegno anche rispetto alla cura, alla gestione, al sostegno dei loro figli e figlie. Decontribuzione, passare costo del lavoro dal 33 al 29%, non in 6 mesi come quelli che raccontano frottole nei loro programmi, ma nei 5 anni di legislatura, un punto all'anno. Questa è una misura strutturale per aiutare a diminuire il costo del lavoro, per dare contratti di lavoro a tempo indeterminato, cioè di qualità, per consentire quindi ai nostri giovani e giovane di avere il coraggio di mettere su una famiglia, di fare un mutuo e di fare figli. Una piccola grande misura strutturale per aiutare anche le famiglie e le giovani coppie. Io voglio fare una considerazione di ordine politico, fermo restando che sono completamente d'accordo con quello che ha detto Barbara Zilli, che credo sia patrimonio per la gran parte del centrodestra, forse non per il 100%, ma per la gran parte del centrodestra sicuramente. Vorrei però fare una considerazione sulla presenza di partiti come questo del Popolo della Famiglia. Io sono d'accordo al 90% con quello che ha detto il professor Amato. Cirinna e poi ha cambiato idea, però no, beh, va bene, un attimo, però voglio dire, voglio dire ma certamente Forza Italia è un partito composto, però voglio dire questo: che partiti come quello del Popolo della Famiglia che si presentano e che sicuramente non raggiungeranno nessun quorum e i cui voti andranno sicuramente dispersi, alla fine rischiano soltanto di sottrarre consensi a chi, come il centrodestra, condivide l'80 o il 90% delle loro posizioni politiche. I voti a loro sono voti gettati via. E poi non dimentichiamo che il leader del partito del Popolo della Famiglia è tale Mario Adinolfi, che era addirittura un candidato alla segreteria del PD, che poi se n'è andato del PD, certo. E che è uno che cerca sempre
pur con tutto il rispetto, mi sembra più alla ricerca di una poltrona che alla ricerca di quei veri valori non negoziabili nei quali crediamo e nei quali io, e dei quali io credo il centrodestra, nella sua complessità e nella sua e pur anche con alcune differenze al suo interno, è il migliore sulla percezione dell'ordine pubblico e della sicurezza, è il migliore, è il migliore interprete. Allora ci fermiamo un minuto, poi tra poco vi ricordo avremo un'intervista anche con Simone Di Stefano, candidato premier di Casa Pound, stasera spazio a, all'intervista con loro. Ci vediamo tra un minuto. Nessun veto sul nome di Riccardo Riccardi da parte della Lega e ancora nessun accordo tra Salvini e Berlusconi per cedere il candidato alla presidenza della regione a Forza Italia, anche se quest'ultima interpreta le recenti dichiarazioni del capo del Carroccio proprio in questo senso. È molto chiaro il deputato leghista Massimiliano Fedriga sul lavoro che la coalizione di centrodestra sta facendo in vista delle elezioni regionali. Non c'è alcun tipo di accordo preventivo. Il segretario federale della Lega, nonché candidato premier Matteo Salvini, ha detto con chiarezza che dopo il 4, in tempi rapidi, si chiuderà sul candidato presidente del Friuli Venezia Giulia. Non faremo un discorso di bandiere politiche, ma la persona che meglio può rappresentare la squadra in Friuli Venezia Giulia per uscire dal disastro fatto da Serracchiani. Non c'è tantomeno alcun tipo di veto verso nessuno. La deputata Sandra Savino di Forza Italia però ravvisa nelle parole di Matteo Salvini il via libera in Friuli Venezia Giulia per il suo partito e replica a quelli che non esita a definire attacchi al centrodestra da parte del quotidiano locale. C'è stata un'intervista molto puntuale da parte di Salvini alcuni giorni fa, essendosi consultato con Berlusconi, lui stesso ha aderito alla richiesta di Forza Italia di avere la presidenza della regione Friuli Venezia Giulia. C'è una volontà da parte della linea editoriale del giornale di cercare di mettere un po' di malumore all'interno del centrodestra. Lega e Forza Italia sembrano ormai concordare sul fatto che il nome del candidato uscirà subito dopo le elezioni politiche del 4 marzo, anche se Savino invita gli alleati a fare presto. Al massimo 4 notte o 5 mattina le riserve si dovranno sciogliere, anche perché ci sono delle incombenze di carattere amministrativo che devono essere fatte per poter presentare le liste e poter concorrere alle elezioni regionali. Zilli, come finisce qui? Guardi, io spero vivamente che il voto del 4 marzo consentirà alla Lega di governare l'Italia assieme alla coalizione di centrodestra. E la Lega è pronta a governare anche questa regione e il 5 marzo saremo pronti anche a dire chi è il candidato per le nostre... Non è tardi, cioè l'osservazione che abbiamo mosso Salvini poi l'altro giorno, dirlo adesso forse vi porterebbe acqua in più, no? Anche per il 4 marzo. Ma perché? Cioè, concentriamoci sulle unita. Politiche. Già, iniziate, siamo già a uniti, abbiamo dimostrato di essere uniti per le politiche e troveremo sicuramente la quadra, non ne ho dubbi, anche per le regionali. Di fatto è una scelta che io avallo, quella di prima celebrare il voto delle politiche e poi cederci. Ci sguazza, cioè nel senso ma ci sguazza, loro hanno i loro problemi, cioè... e noi abbiamo diversi candidati che sono espressione di una coalizione pronta a governare che saprà fare sintesi. Rispetto personalmente Riccardo Riccardi perché è un uomo che ha saputo gestire la politica regionale in modo molto oculato e attento, credo che sia un candidato validissimo. È chiaro che per me il candidato del centrodestra in regione dovrà essere Massimiliano Fedriga, a meno che lui non abbia ruoli di governo più alti. La Lega, le ripeto, è pronta a governare e governerà con i suoi alleati. Marini? Il mio discorso speculare è quello di Barbara. Forza Italia è pronta a governare il paese, sarà il primo partito. È pronta a governare con Riccardo Riccardi, siamo è pronta a governare con i suoi alleati. Abbiamo fatto un'opposizione seria. Abbiamo fatto l'opposizione anni. Assieme seriamente. La Zilli è una bravissima consigliera regionale. Grazie. E io la vedo già quando Riccardi sarà presidente della giunta, una splendida presidente del consiglio regionale. Sto una sfortuna, è una splendida presidente del Consiglio regionale, ovviamente, e qui vengo, se no assessore al e quindi assessore a qualche importante delega, però
Però sarebbe bello vedere una donna presidente del Consiglio regionale, sarebbe molto bello. Ti piacerebbe? Sì. Oddio, io guardi, sono onorata di ciò che sto facendo e credo di, ecco, di farlo con impegno. Al di là mi piacerebbe tantissimo poter continuare questa avventura. Questo sì. Ecco, al di là delle battute, io lascio la regione. Stavo per arrivare a questo io. La regione, almeno il Consiglio regionale, e poi per resto provvederà la Divina Provvidenza. Un saluto. Cioè, quindi l'assessore le dice questo. La Divina Provvidenza, però, un saluto, un caro saluto che credo ci stia guardando, a Manuela Declice e a sua figlia Angelica, che sta cominciando a mandare messaggini, alla quale la mamma ha spiegato che i comunisti mangiano i bambini. No, non credo che Manuela. Ma dai, Marini, ma non si è storia che i comunisti mangiassero i bambini. Bruno, ma dai, ma storia, non i democristiani di sinistra come te, i comunisti. Ma per favore, siamo nel 2018. Tu sei democristiana di sinistra, non comunista. Ai ragazzi, i comunisti mangiavano i bambini in Grecia. I comunisti mangiavano. E la figlia della Declice impara sua figlia che ha 5 anni che i comunisti mangiano i bambini. Ma mangiavano. Adesso in Cina siamo là e là. In Cina siamo là e là perché va bene. Mi aiuti, Neglie. Consentimi Ferdinando. Un flash, però, perché devo sentire Neglie. Una battuta seria. Fedriga mi ha assicurato personalmente, io li credo perché ci conosciamo da almeno 20 anni, che non c'è alcun veto sulla persona di Riccardo Riccardi. Sì, questo abbiamo sentito. Forza Italia, allora, forza, Neglie. Permettimi una battuta perché questo è importante. Forza Italia regionale e, a quanto mi risulta, anche nazionale, a meno che non venga a candidarsi qui Silvio Berlusconi, per Forza Italia l'unico candidato è Riccardo Riccardi. Allora, dichiarazione importante, però, secondo me, perché nasconde qualcosa. Allora, Neglie, volevo tornare a voi. Abbiamo sentito parlare, diceva adesso che porta sfortuna eventualmente una candidatura da parte di, cioè, per Barbara Zilli, anticipata alla guida del parlamentino regionale. Però Di Maio, e l'avevamo detto, di solito porta sfortuna, insomma, anticipare il governo. A che punto siamo? Abbiamo già sentito dei nomi. Quando è il 2, giusto? Che annuncerà la squadra. Sì, la squadra di governo sarà annunciata al 2, esattamente. Una squadra pronta per andare a governare, sicuramente. Lei condivide questa idea di anticiparla? Sì. Ma è un impegno che si assume con l'elettorato. Si dice: adesso non ci dai una delega in bianco, e questa è la novità che rappresentiamo. Non si chiede una delega in bianco. Abbiamo assistito, poi chi ha la mia età insomma ricorda i balletti quando alla fine delle elezioni bisognava decidere chi, come e quando. Poco fa abbiamo assistito a un simpatico siparietto. Sono d'accordo sui principi, poi quando si faranno i nomi voglio vedere, perché poco fa all'inizio, se non sbaglio, la consigliera Zilli, al nome di Tajani, ha detto non se ne parla proprio. Allora voglio vedere, quando si discuterà sul nome del Presidente del Consiglio e del Presidente della Regione, cosa succederà, se le divergenze che esistono su temi molto importanti fra la Lega e Forza Italia verranno a galla ed esploderanno le contraddizioni interne. Per quello che mi riguarda, non vogliamo consegnare il paese a voi grillini. L'andare da soli ci garantisce. Senta, da questo punto di vista. Torniamo ai temi. Poi vedete che ne avevamo parlato lunedì. Ma scusate, io vorrei dire soltanto una cosa. Non è che casomai non ci consentite voi. Sarà l'elettorato. È il paese. C'è questo 32%. Ad oggi siamo sempre. Oggi, se non sbaglio, anche perché non si sa bene chi siete, mi scusi professore, se io posso spiegarglielo, ma i sondaggi a quanto portano Forza Italia, chi siete, cosa volete, non li possiamo più citare. Mi permetta una domanda, guardi, aspetti, Marini, Neglie, una domanda, professor Neglie, dopo ci arriviamo. Sì, Neglie, sì, una cosa che mi interessa, però vorrei capire, ne avevamo detto settimana scorsa, perché avevamo fatto capire già qui a Ring che quella non la possiamo definire compravendita, ma ricerca di avvicinamento e confronti di quelli che poi saranno
i vostri candidati allontanati, ma eletti, perché sono ancora già è cominciata. È già cominciata. Sì. Poi l'abbiamo chiesto anche a Salvini l'altro giorno, ha detto non se ne parla, noi ci impegniamo per guidare il paese, non ci interessano queste cose. Però Berlusconi poi l'ha detto due giorni fa. Sì, sì. Cioè, cosa dice di questo? Ma io Renzi e Meloni, cioè Salvini e Meloni poi sono tornati un po' indietro. Io assisto ad una scena, un déjà vu in realtà. I grillini sono incompetenti, baluba, inesperti, di tutto di più, fino a quando restano nel gruppo. Poi li vanno a cercare. Poi diventano statisti, intellettuali. Più facilmente gestibili? No. È più appetibile l'idea di lasciargli lo stipendio intero, poi ecco, dice Berlusconi. Questo in qualche modo potrebbe essere appetibile. Però vede, una cosa su cui io vorrei fissare un attimo l'attenzione è questa. Il genere umano è, secondo me, è un bicchiere di virtù e un pozzo di vizi, no? Cioè siamo è un genere. Il problema non è poter garantire sull'attendibilità di una persona, il problema è garantire delle regole per le quali se la persona contravviene ad un patto liberamente sottoscritto, questa persona riceve una sanzione, non viene premiato per quello. Come purtroppo, e lo dico senza spirito polemico, abbiamo assistito a dei veri e propri, come dire, avanzamenti di carriera nei confronti di persone che invece, secondo questa regola etica che noi condividiamo, avrebbero dovuto essere estromessi dall'agone politico. Adesso noi abbiamo non soltanto inquisiti ma anche condannati in via definitiva che siederanno in Parlamento. Questo è un problema serissimo dal punto di vista proprio dell'etica e della politica. Adesso lei è candidato solo all'uninominale, giusto? Ricordo sì, bene. Non ho paracaduti, niente di niente. I sondaggi, sì, due gli ultimi non vi premierebbero gli uninominali, li abbiamo letti visti tantissime volte. Cosa commentate? Volevo dire soltanto chiamare, ma cosa commentate? Da un messaggio simpatico. Cosa dicono questi messaggi? Popolo la vuole il presidente del Consiglio regionale. Grazie. Popoli Vox Dei. Grazie a Marini. Io sono nell'uninominale. Allora, uninominale senza paracadute. Allora, abbiamo nel PD un esponente, io ho usato una metafora, che ha preso il PD come un taxi. Chi? Illy prende il PD per farsi portare in lista. Questo. Una volta che arriva lista dice sono indipendente, dopodiché vado nel gruppo misto. Nel gruppo misto ci sono i cambia casacca. Io voglio sapere su quali interessi andrà a rappresentare. Poi dall'altra parte. Tanto vorrei ricordare che il terzo principio romano è caduto, la terza sfiducia a un governo 5 Stelle tra le municipalità romane. Quindi quando sono al governo sono un flop continuo. Appunto. Virginia Raggi e la sindaca di Torino avvisi di garanzia, prima erano regole invalicabili, adesso d'improvviso tutto consentito. Quindi il valore aggiunto di Riccardo Illy, mi interrompono. Scusate, non si capisce niente, sta rispondendo. Aspetti Nelia, sta rispondendo. Il valore aggiunto di Riccardo Illy è stata l'indipendenza, lo sappiamo, l'abbiamo voluto e ricercato così com'è. È sempre stato. Aveva aggiunto Rifondazione Comunista, Antonella. Beh, allora io non parlo. Aggiunta con Rifondazione Comunista. Marini, ho capito, le sta rispondendo, però se non le lascia parlare, prego. La struttura dei partiti è una scelta che ha fatto fin dagli anni 90. Appunto. Ed è sempre rimasto dentro a un'alleanza di centrosinistra. Quindi lui la sua appartenenza politica, chiaro, abbiamo capito però anche la sua risposta, comunque vi prego. Il nostro candidato per le regionali che noi ce l'abbiamo, Bolzonello. Sergio Bolzonello, avete parlato dei candidati degli altri, non posso dire una parola io, no, ho capito, ma sta facendo tutta una serie di incontri, di ascolto, domani si chiama un patto di alleanza con un'altra forza politica. Lei ha perfettamente ragione, nell'attesa delle scelte romane e di chi vince la nuova caretta tra primo partito d'Italia, noi già preso. Ci siamo. Allora, va bene. Forse questo ai cittadini interessa. Va bene. Allora, posso dire una cosa io che fino a prova contraria sto conducendo questa trasmissione? Me la fate dire? Certo. Allora, perché poi Casa Pound deve sforare, ma dopo le 11 succede un macello, dobbiamo chiamare... Allora, non volevo dirla però. È vero anche che ne avete pure voi due candidati. Cioè abbiamo la Serracchiani che giustamente fa campagna elettorale come un sindaco, quindi tutti i giorni abbiamo la Serracchiani nel telegiornale, anche Bolzonello quando fa il ruolo di Sergio presidente. Bolzonello abbiamo lo spazio tutto e le regalo i minutaggi della par condicio. Fermi.
Nelia, io volevo arrivare a quella domanda. C'è il famoso vincolo dei 100.000 euro, che c'è uno che poi cambia casacca. È chiaro che voi voterete e spingerete per il vincolo di mandato, però veramente ormai è un flash. Come fa a pagare questi 100.000 euro? Cioè, nel senso, se io sono dei 5 Stelle, vengo eletto, poi alla fine decido di cambiare, chi mi costringe a pagare i 100.000 euro? No, dal punto di vista giuridico è insussistente. Dal punto di vista giuridico è probabile che ci siano delle difficoltà sostanziali. Quello funge da deterrente. Un problema. Il discorso della fedeltà alla casacca, no? Adesso, da quando si è verificato il fatto degli 8 che hanno trattenuto parte dei soldi che a loro spettavano per spese personali, eccetera. Io vorrei semplicemente sottolineare una cosa, dopodiché ragioniamo sui contenuti e non... Non è su quello. Siamo già fuori coi tempi. Allora, stretta. Il problema che secondo me deve orientare tutto è: noi ci improntiamo a un principio di legalità che non può che essere sposato al valore e al principio di libertà. Legalità e libertà sono come minimo... Però non c'è un obbligo. Cioè, se voglio tenermi quei 100.000 euro dopo aver cambiato casacca, me li tengo. Cioè, può esserci un ricorso magari da qualche parte perché qualcosa avete firmato, no? Vabbè. Allora, grazie a tutti. Adesso Simone Di Stefano, candidato premier di Casa Pound. Ci rivediamo poi domani sera alle 21. Grazie. Buonasera Simone Di Stefano, leader di Casa Pound, buonasera, ben trovato. Buonasera a voi. Avete un programma ardito, è il caso di dirlo forse, cioè avete delle proposte molto forti, qualcuno le reputa inapplicabili. La sento però motivato, lei diceva che quel 3% in più lo raggiungerete. Come? Assolutamente, perché stiamo crescendo, abbiamo inaugurato la sede numero 110 proprio qualche settimana fa, c'è sempre più persone che vengono ai nostri convegni, una fascia d'età superiore rispetto a quanto abbiamo misurato in passato, ci sono poi i risultati elettorali, il 9% di Ostia, il 7% di Lucca, il 7% di Bolzano, Todi, insomma realtà diverse e diffuse sul tessuto nazionale che ci dicono che i risultati nelle urne ci saranno. Ostia è un caso particolare, insomma lei è intervenuto più volte anche perché le hanno chiesto di non accettare il voto degli Spada, ricorderà bene, insomma, in una diretta TV nazionale. No euro è una cosa molto forte da dire in questo momento. Secondo lei è sparita dalla campagna elettorale, voi a parte? Sì, è sparita. Gli altri hanno fatto retromarcia perché alla fine dei conti ti devi misurare con quei poteri forti con cui tutti hanno paura di misurarsi veramente. Quindi Matteo Salvini, che alla fine... si candida premier, fa un passo indietro e rinuncia, tant'è vero che oggi l'ho sentito dire addirittura che lui è pronto a sostenere un governo Draghi addirittura o Tajani, quindi nel pieno del solco dei diktat dell'Unione Europea. Noi siamo rimasti sulla nostra linea, contrariamente anche ai 5 Stelle che hanno completamente stravolto quella che era la loro posizione. Noi crediamo che questa nazione debba avere la sua sovranità monetaria, debba uscire dall'Unione Europea e debba ritrovare quella dimensione economica che fece sì che prima di entrare nell'euro noi si fosse la quinta economia del mondo. Oggi siamo l'ottava, la nona, inesorabilmente andiamo anche verso più il basso e infatti non ci sono prospettive, i giovani non hanno la possibilità di trovare un lavoro, comprare casa e fare bambini, che è la cosa più importante della nazione, e infatti ci stiamo estinguendo, perché lo dice anche l'Istat, nel 2080 saremo minoranza etnica all'interno della nostra stessa nazione, non ce lo possiamo permettere, dobbiamo recuperare la nostra libertà e mantenere il punto soprattutto sull'euro e sull'Unione Europea. Senta, poi arriviamo a proposito di movimento sovranista, voi volete un'Italia che sia realmente sovranista, vi arrestereste, ho capito bene, no? Con eventuali partiti o movimenti che abbiano questa stessa idea, ci sono nel futuro possibili trattamenti o no? No, non ci sono, perché la legge elettorale parla chiaro, qui per vincere queste elezioni serve il 41% dei voti e il 70% dei collegi uninominali vinti. Questi numeri non sono alla portata del centrodestra e anche qualora lo fossero alla Camera potrebbero avere la maggioranza, ma al Senato è tutta un'altra partita, quindi non ci sarà nessun governo di centrodestra, ci sarà un governo tecnico che tornerà a finire il lavoro iniziato da Mario Monti, con l'appoggio di Forza Italia, che ha in questi ultimi 6 anni sempre governato insieme al Partito Democratico, sostenendo tutti i governi tecnici. Poi noi diciamo agli elettori che se mai ci dovesse essere, per un caso strano, visto che
comunque bisogna sempre aprire le scatole per vedere il risultato. Se mai ci dovesse essere un governo di stampo sovranista che ci propone l'uscita dall'euro, l'uscita dall'Unione Europea, i nostri voti in Parlamento ci saranno al 100%. Quindi non vogliamo fare un'opposizione strumentale, non vogliamo fare l'opposizione tanto per fare opposizione, vogliamo essere costruttivi, ma credetemi, ci sarà necessità solo di fare un'opposizione dura, inflessibile e possibilmente anche fisica al futuro governo. Cosa risponde a chi dice di sciogliere Casa Pound per decreto? Beh, dico che non può essere sciolta Casa Pound per decreto, perché vorrebbe dire arrestare 25.000 persone e chiudere 110 sedi in tutta Italia, far ritirare diversi consiglieri comunali eletti in tanti comuni d'Italia, quindi non è possibile, ma è una buttata elettorale, perché se non è stato sciolto il Movimento Sociale, che era l'eredità diretta della Repubblica Sociale, sono stati seduti in Parlamento dal 1946 fino al 1994, che Gianfranco Fini ha sciolto il Movimento Sociale, se non l'hanno fatto allora, non lo possono fare oggi. Se ce ne fosse la possibilità, Casa Pound esiste da 14 anni e lo avrebbero già fatto, credetemi. Senta, e lei, voi vi sentite gli eredi del Movimento Sociale? Sì, ci sentiamo gli eredi del Movimento Sociale, ci sentiamo gli eredi del percorso storico che parte dal fascismo italiano, passa attraverso la Repubblica Sociale, il Movimento Sociale, arriva oggi nel 2018. Ovviamente sono passati 80 anni e nessuno ripropone né lo Stato totalitario né gli errori del passato, ma tante cose buone che ancora esistono e che ancora utilizziamo oggi possono essere lo spunto per la nazione del domani. Eppure ancora vi dicono siete fascisti, no? Quindi esiste un dibattito in questo paese su un possibile ritorno del fascismo, dell'antifascismo, in questi contrasti che abbiamo visto, vissuto nelle ultime settimane? Noi lo siamo, ma qui il problema è semantico, perché per fascismo si intende Stato autoritario oggi. Noi non siamo per lo Stato autoritario, noi siamo fascisti nella sintesi della dottrina del fascismo, ovvero in quell'idea di Stato e di nazione che per noi può essere realizzata benissimo anche nella democrazia e all'interno di questa Costituzione, perché nella Costituzione grandi parti sono copiate di sana pianta dal precedente ordinamento. Quindi nella Costituzione ravvediamo la possibilità di creare la nazione che vogliamo, però ovviamente senza recidere il nostro rapporto con il passato, quindi non abbiamo nessun problema. Il problema col fascismo ce l'ha con chi ritiene il fascismo esclusivamente Stato totalitario, ma Stato totalitario può esserlo anche la democrazia liberale o può esserlo anche il comunismo, quindi non è un problema di da dove si viene, è un problema è dove si vuole andare. Quindi enti, istituzioni, diciamo, quel tipo di architettura che c'era allora e la destra sociale, questo che vi muove di più, cioè l'intervento, sì, per le famiglie. Esatto. Diciamo che il termine destra oggi rappresenta poco Casa Pound, perché certo, Casa Pound si rivolge a tutti gli italiani di sinistra, di centro o di destra che siano. Le nostre politiche sul lavoro, sull'occupazione, sull'intervento dello Stato in economia non possono certo essere definite di destra. Anzi, noi tocchiamo dei temi che la sinistra ha abbandonato per pensare solo agli immigrati, per pensare solo allo Ius Soli, per pensare solo a pescare centinaia di migliaia di persone in mezzo al mare per riempire le cooperative di soldi. Oggi noi parliamo di lavoro stabile e sicuro, di lavoro che deve tornare ad essere ben pagato, parliamo di casa, parliamo di famiglia, parliamo di investimenti per riprendere dei settori dell'industria e rimetterli sotto il controllo dello Stato, quindi più di sinistra di così non penso che ci sia nessun programma. Voi avete la colletta alimentare, no? Quindi aiutate molto le famiglie. Qualcuno vi ha accusato di fare voto di scambio in qualche maniera, perché sono tante persone che ogni settimana, una o due volte a settimana in tutta Italia vengono a prendersi la busta, diciamo, e in qualche maniera la interpretano così. Che risponde? Beh, non è voto di scambio anzitutto perché non chiediamo l'appartenenza a chi viene, cioè chi viene per noi è un italiano e gli italiani sono meritevoli di essere aiutati anche se fossero paradossalmente iscritti al Partito Democratico, anche se credetemi nei quartieri popolari molto difficilmente oggi troverete qualcuno favorevole al Partito Democratico e ai partiti di sistema, ma c'è anche da dire agli altri partiti che quello che noi facciamo lo facciamo a titolo gratuito, quindi non solo non chiediamo niente in cambio, ma mettiamo le nostre risorse prendendole dalle nostre tasche, perché Casa Pound non ha finanziamenti pubblici. Bene, volete venire anche voi nei quartieri disagiati a fare i pacchi alimentari? Ma venite, ben venga. I partiti hanno milioni di euro di finanziamento pubblico che noi non abbiamo, li mettessero in campo per fare i pacchi alimentari per la povera gente, quindi saremo ben contenti di vedere il Partito Democratico, Fratelli d'Italia o simili venire con noi nei quartieri, ma questi non vengono e preferiscono stare nei salotti. Alcuni hanno paura di voi proprio per questo, cioè perché siete più presenti sul territorio, almeno come altre forze politiche sicuramente, però senta, sul fronte accoglienza come si fa a togliere? Intanto bisogna accogliere chi è migrante, chi è profugo, diciamo, immagino, o no? No, facciamo chi viene riconosciuto profugo, cosa pensate? Chi scappa dalla guerra è un conto, chi è migrante
Chi scappa dalla guerra va accolto anche per voi. Sì, però chi scappa dalla guerra, io inizierei ad accogliere prima donne e bambini, perché non si è mai visto un padre di famiglia che scappa dalla guerra e lascia moglie, figli e nonna al paese da dove è venuto. No, se c'è una guerra devi andare a combattere quella guerra, almeno se sei un maschio adulto. Quindi donne e bambini sicuramente con la precedenza, donne e bambini possiamo aprire ai paesi da dove c'è effettivamente un conflitto, perché poi questi conflitti non è che ce ne sono così tanti in realtà, ma dobbiamo trovare la forza di chiudere le frontiere a tutti i migranti economici, perché qui non c'è futuro, non c'è sviluppo, non c'è per noi, non può esserci per loro, e dobbiamo mettere in campo quelle risorse per rispedire a casa 500.000 persone almeno che si trovano oggi in Italia e che non hanno modo e motivo per trovarsi qui in questa nazione. Ripeto, non c'è futuro, non c'è sviluppo, dobbiamo crearlo in Africa, perché è inammissibile che l'Africa sia abbandonata. Vogliamo un'Africa fatta di stati sovrani, dove ci sia la possibilità per un giovane africano anche lì di costruire la propria casa, di costruire il proprio futuro e di fare lì i propri figli. Non è detto che ci sia esclusivamente il diritto ad emigrare, dovrebbe esserci il diritto a non emigrare. Ecco, noi vorremmo un'Africa libera dalle multinazionali, dal grande capitale, intervenire lì con il nostro Stato per creare le condizioni affinché si possa dire a queste persone: andate a casa vostra a lavorare. Senta Di Stefano, cosa risponde a chi dice che siete un movimento di violenti? No, noi non siamo violenti, la violenza oggi in Italia la fanno soltanto i centri sociali. Se non esistessero i centri sociali, la violenza politica in Italia sarebbe azzerata. Noi ci troviamo nella strada, come gli altri partiti, a fronteggiare continuamente gli assalti di queste persone che non si candidano, non chiedono i voti, non raccolgono le firme, non partecipano al gioco democratico, però pensano di avere il diritto di usare la violenza contro di noi, contro la Lega, contro Fratelli d'Italia. Ecco, questo è... Ma molti sì. Sono candidati magari con Liberi Uguali, con la sinistra o diversi partiti di sinistra. Sì, a volte capita di trovarli, ecco, però sai, quando non sei un'organizzazione riconosciuta, lo Stato può anche difficilmente intervenire, no? Perché Casa Pound si dice può essere sciolta, ma i centri sociali, non avendo un'organizzazione giuridica, non si può neanche intervenire. Lei penserebbe un intervento contro i centri sociali, da, diciamo, governativo, che non legislativo, penso a una cosa del genere? Ma guardi, è chiaro che se un posto è sottratto all'occhio dello Stato, quindi c'è un'associazione che non è riconosciuta, partecipata da sconosciuti e che si permette anche di praticare la violenza politica, sicuramente l'organizzazione andrebbe sciolta. Ma insomma, voglio dire, se Casa Pound fosse al governo potreste star sicuri che questi ragazzi non sarebbero in giro dalla mattina alla sera a cercare di menare le mani, ma li metteremmo a lavorare sicuramente anche loro. Grazie Simone Di Stefano. Grazie.